Salve a tutti, buonasera e benvenuti a questo nuovo evento del Festival Garden di quest'anno, un festival molto diverso dal solito che si svolge in cima a un grattacielo di tre piani. Siamo in Italia, sì, abbiamo quello che abbiamo, e è una formula nuova, come avete già visto in questi giorni, e cioè, a differenza del Festival 2.0 in cui c'era una serie di lezioni di personaggi singoli, questo è un festival di dialoghi, di due persone che dialogano fra di loro su un tema specifico, in questo caso appunto sull'essere studenti, e quindi questo dialogo poi dopo si amplierà al giro di persone presenti su questa terrazza qui intorno, e che sono tutti membri del progetto Sophos, la scuola di organizzazione festival ed occasioni sociali, che è una scuola a Firenze che si occupa appunto di insegnare ai ragazzi dal terzo anno del liceo fino al termine dell'università come si organizzano eventi culturali, e anche fargli dare uno sguardo più specifico al mondo della filosofia, diverso da quello che normalmente si può avere a scuola, che ovviamente a scuola si hanno le basi, ma le basi non sono tutte, diciamo, non sono tutto, diciamo che oltre le basi qui cerchiamo, fra virgolette, perdonateci la tracotanza, la iubris, di dare l'altezza, ecco, della filosofia, nel vero senso della parola, visto che siamo molto in alto. Do il benvenuto a Matteo Innocenti, il direttore del Festival della Filosofia di Firenze per questa edizione, che presenterà l'evento di questa sera. Salve a tutti e a tutte, quelli che sono qua, quelli che ci seguono a casa, quelli che ci vedranno da casa e dalla strada prossimamente, e ormai questa è la mia formula rituale con cui introduco. La mia presentazione a questo evento sarà una presentazione atipica, direi, perché in realtà non so quasi nulla di questo evento, e lo voglio dire, ci tengo particolarmente a dirlo, perché Angela Singh e Eugenio Bianchi, che abbiamo qui stasera, sono due membri dell'associazione, due pilastri, oserei dire, dell'associazione, che partecipano attivamente a un sacco di cose, fra cui io ci tengo particolarmente sempre alla Suicide Squad, e sono le nostre incursioni nella scuola, e per cui direttore del festival quest'anno, uno degli eventi gliel'ho affidato completamente, gli ho detto: fate voi, ve la gestite voi due. E probabilmente ho fatto male, ma lo scopriremo fra pochissimo, perché a questo punto gli lascio la parola. Ci tenevo a fare questa introduzione, veramente quasi un negativo dell'introduzione, perché ci tenevo a sottolineare che essendo membri dell'associazione non avevo bisogno di mediare o gestire alcunché, potevo tranquillamente affidarmi a loro, e quindi sono anche curioso di sentire cosa hanno preparato stasera. So che ci parleranno della figura dello studente oggi, lascio quindi la parola a loro e vediamo cosa succede. Grazie. È il lontano ottobre 1957, c'è una giovane insegnante in classe. A voler essere precisi, siamo in una classe di prima elementare. La sezione è composta da pochi bambini. Sono piccoli, sono vivaci, anche troppo vivaci alle volte. Silenzio! Gianni, smettila. Ti assicuro che questa volta chiamo il signor preside. E Giulio, quante volte ti ho detto di non fare rumore? Questa volta, quest'anno ti boccio di nuovo, sai? Davvero, te lo dico? Oddio mio, braccia rubate all'agricoltura, perdo tempo con te. Dopo l'ora di italiano arriva il momento della ricreazione. Sono tutti in giardino, i bambini giocano e, come capita spesso a scuola, durante il gioco libero... Maestro!
ti prego, Rosa, piano, piano, non vedi che sto parlando con Fatima? Fatima, quante volte te l'ho detto, le brave signorine non corrono, se no poi sudi, ti sporchi, ti spettini tutto, ma che razza di bambina saresti? Oi, 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 oi. E Giulio, per favore, smettila, smettila di dare noia a Giulia, smettila. La ricreazione finisce, tutti rientrano in classe, persino la nostra classe prima che si appresta ad iniziare l'ora di calligrafia. Bambini, mi raccomando, voglio il quaderno pulito. Se non fate, se non scrivete in maniera ordinata, lo strappo e lo fate tutto da capo. Siamo chiari, vero? Avete capito? E ti prego, Giulia, smettila di frignare come una bambina. I veri maschi non piangono. Ma perché fai la femminuccia? Ok? Smettila, lo rifai da capo, pazienza. Quest'anno vi farò diventare veramente degli studenti modelli, non tu ovviamente Giulio. Sarete tutti dei buoni, bravi, ubbidienti e molto studiosi. Sì, sì, sì. Lezione dopo lezione, ora dopo ora, arriva il suono della campanella. La giornata è finita. Tutti riprendono le proprie cose in maniera composta e si mettono in fila. Un po' stanchi, ma allo stesso tempo felici. La signora maestra accompagna la crescita di questi bambini tutti i giorni per tutto il giorno. Per questo, per rispettarla, gli studenti si alzano sempre in piedi quando entra e la salutano dicendo sempre «Signora maestra». Tornata a casa, la giovane maestra fa il bucato, prepara la cena e aspetta il ritorno del marito, come al solito. Decide nel frattempo di compilare il registro della sua classe. Siamo nel lontano ottobre 1957, è solo l'inizio di un anno scolastico, come altre. Di una classe come tante altre, e di una maestra come tante, tante altre di quell'epoca. Quella sera, la nostra giovane maestra, ripensando alla giornata conclusa, scriverà sul registro. La mia classe è composta di 19 maschietti. Mi sembrano svegli, buoni, sebbene un po' vivaci. Ora è il mio compito renderli disciplinati, rispettosi e nello stesso tempo entusiasti di conoscere. Farò del mio meglio, con grande volontà. E abbiamo fatto! E quindi la big intro improvvisa, così. Improvvisata, improvvisa. Non lo so. Pensa a me che sto anche vicino qui. Cosa è successo al mio orecchio? Allora, che dire? Abbiamo iniziato con un documento storico. Quello che voi avete sentito è in realtà un frammento di storia di un registro di classe realmente stato scritto e ritrovato che è stato scritto esattamente nel 1957. E ci sembrava interessante, per capire e sapere che cosa vuol dire essere studenti oggi, qual era il bravo studente di un tempo. È importante capire la differenza, è anche importante capire cosa manca di quello che noi vorremmo. Quindi, ritornando alle parole della nostra maestra, ci siamo soffermati sugli aggettivi che lei usa per descrivere questo bravo studente, anzi studenti, buoni, bravi, ubbidienti e studiosi. Beh, allora, diciamo che qui è un argomento un po' complesso, perché in effetti, dato che abbiamo preso spunto da una traccia storica, la prima cosa da fare per l'appunto è individuare il contesto storico, perché d'altronde effettivamente il motivo per cui abbiamo introdotto in questo modo è farvi capire la gradualità del processo, cioè come si è giunti a quello che oggi vedete anche voi sulla vostra pelle in classe, cioè il fatto di essere giudicati in un certo senso o in generale compresi nella vostra identità di studente, ma come dovreste essere, cioè in teoria dei bravi studenti, dei buoni studenti e cose di questo genere. Dal 57, quanto è il 57? Sì, 1957, ottobre. Fino ad oggi, ottobre 57, fino ad oggi da questo punto di vista è cambiato poco in realtà, è cambiato il metodo sicuramente, è cambiato il concetto a livello, più che altro l'approccio a livello linguistico, se vogliamo, soprattutto a livello linguistico, però a livello di forma, per quello che può essere identificato per l'appunto lo studente modello, se così vogliamo chiamarlo, adesso spiegheremo meglio cosa intendiamo, non è cambiato granché per l'appunto, siamo sempre su quel livello lì. È giusto, è sbagliato, di cosa si sta parlando, lo andiamo ad analizzare per l'appunto in questo frangente.
Quindi, ricapitolando, secondo voi, e qui voglio sentire un po' cosa ne pensate, essere buoni, bravi, ubbidienti e studiosi sono valori? Sono i valori che lo studente di oggi dovrebbe avere? Sono sempre quelli che chiedono. Ma io non ho detto se sono quelli che chiedono, ma sono secondo voi i valori che un buono studente oggi dovrebbe avere? Non dovete dare una risposta specifica, è quello che pensate voi. Secondo me bisognerebbe un attimo definire cosa si intendeva prima per bravo, ubbidiente. Esatto. E qual era l'altro? Buono. Ubbidiente e studioso. Studioso, buono. Cosa si intendeva all'epoca e cosa si intende adesso? Vabbè, allora dici. No, certo, oggi... ha maggior ragione, siccome no, ripeto, abbiamo fatto questo esempio storico più che altro per farvi capire che gradualmente da questo punto di vista molte cose non sono cambiate così tanto. Quindi il contesto storico è importante per capire, ripeto, il metodo, come si utilizzava a insegnare all'epoca, qual era la lezione frontale, qual era il tipo di approccio da maestro a studente. Però dal punto di vista di bravo studente, studente ubbidiente, studente studioso, poche cose sono cambiate in realtà. Quindi a maggior ragione, visto che è ancora una realtà che rimane, insomma, rimane ancora qui ben presente e tangibile, cosa pensate voi di cosa voglia dire effettivamente essere uno studente bravo, studioso o quello che è, e tutti gli aggettivi che susseguono? Sono secondo voi ancora dei valori da perseguire? Lo sono mai stati? Secondo me sì, perché studioso nel senso che uno comunque ha voglia di fare e si impegna per quello che, cioè, su quello che deve studiare effettivamente, che poi è una cosa che magari alle elementari può essere un po' più generica, si vuole andare a fare una distinzione a livello di scuola, poi arrivati alle medie e alle superiori dove uno è obbligato a fare uno studio un po' più approfondito di cose che magari non gli piacciono e si inizia a rendere conto che certe cose non gli piacciono, è qualcosa di più difficile da attuare. Però chi ci riesce comunque di solito è chi riesce ad andare avanti abbastanza bene fino alla fine delle superiori. E buoni e bravi, ma sembra un po' descrivere il valore di rispetto in classe insomma con gli altri, con i compagni, con i professori. E allora questa mi preme molto capire, secondo voi l'ubbidienza è un valore oggi? Qualcuno di là dice no. Poi? Sì, esatto, dipende. Sta a voi definirlo, io lo sto chiedendo, non vi sto dando una definizione. Siamo ancora nel contesto scolastico comunque, non è che stiamo parlando in maniera troppo generica, siamo nel contesto scolastico. 3 aggettivi su 4 mi sembrano la definizione di un cane. Sì, esatto. Per cui... Interessante. Interessante questa cosa. Molto interessante. Sentiamo la Bianca laggiù in fondo. Secondo me, rispetto a questi aggettivi, penso che il meno appropriato sia appunto cioè l'essere ubbidienti. Perché almeno riferendomi a quel periodo storico penso che non sempre l'ubbidienza fosse qualcosa di positivo. Anche oggi io sono per la ribellione, tra virgolette, quando c'è qualcosa che non va. Quindi anche qua c'è da capire bene cosa si intende con l'ubbidienza, perché non sempre io sono d'accordo con l'ubbidienza. Cioè. Quindi secondo te l'ubbidienza non è un valore? Oggi? Non aver paura di rispondere. Sì, infatti, ti assicuro che non ti anche mangiamo. Se lei fa la domanda con questo tono acceso, tu rispondi tranquillamente. Sì e no, cioè nel senso a volte la vedo come una cosa positiva, utile anche per la crescita di uno studente, a volte invece penso che troppa ubbidienza non sia in realtà la strada giusta. Ok, dimmi Giulia Rossi. Cioè, io credo che, cioè, nel senso, se viene definita obbedienza nell'ambito scolastico, credo che molti professori usino come pretesto, se tu non fai questo, se tu non segui quello che dico io, cioè è come se uno studente si sentisse obbligato a obbedire, a seguire la parola del professore per il semplice fatto che viene minacciato qualcosa. E anche se non, cioè, può essere considerato un valore, però allo stesso tempo non puoi ubbidire a qualcosa che non riconosci in te. Cioè, nel senso, se io credo, se il mio professore mi obbliga a fare una cosa che io ritengo ingiusta, è giusto che io mi opponga e non lo faccia. Però un'obbedienza del tipo, un professore che chiede il silenzio nella classe, sì. Esatto, io volevo dire la stessa cosa. Interessante, interessante.
A questo proposito, questi termini, e qui contestualizzo anche un po' meglio, vado un po' anche nel dettaglio, in realtà determinano anche quello che è stata la scuola di un tempo. E dico di un tempo, ma non è detto che oggi non sia più così. Ovvero, questi valori, no, buoni, bravi, obbedienti e soprattutto studiosi, in questo contesto, in genere gli si attribuisce il significato dell'apprendimento mnemonico, dell'apprendimento calato dall'alto, tant'è vero che siamo soprattutto nel 1957 nella scuola di programmi. Ora, pensavo fosse ovvio, ma andando nei licei pedagogici ho scoperto che non è ovvio, che oggi non esistono i programmi, lo sapete, vero? I programmi non esistono. Il programma ministeriale? Sì, il programma ministeriale non esiste. Come non esiste? Allora, non è che non c'è una progettazione, però è diverso, soprattutto la scuola primaria, e quindi parlo dell'infanzia primaria, in realtà un insegnante potrebbe decidere di fare per tutto l'anno e per tutte le ore una materia sola. Può tranquillamente farlo. Assolutamente, la legge non lo vieta. L'importante è che al termine dell'obbligo scolastico i ragazzi abbiano raggiunto quelle che sono le competenze che il profilo dello studente in uscita deve avere. E questa è una cosa ben diversa. Faccio un esempio prima per chiarire un po' l'idea. Se io, ad esempio, vedo che la mia classe è molto appassionata dei dinosauri, io con i dinosauri posso fare la matematica, posso fare la letteratura, posso fare l'arte, posso fare anche la scienza. Ok? Ovviamente questo non vuol dire che un insegnante può fare quello che gli pare, assolutamente no. C'è, diciamo, si dà molto valore a quello che è l'equipe dei docenti, tant'è vero che sempre di più si parla di comunità educante, non dell'insegnante. Infatti quando prima Eugenio, no, ha letto, diceva, perché la maestra che sta tutto il giorno, tutti i giorni, ecco, oggi questo non è più un valore nella scuola di oggi. Ovviamente ci sono i lati positivi e negativi, però questa è una grossa differenza. Perché? Perché si parte dall'idea che il bambino ha bisogno di un villaggio per crescere. E nell'epoca, diciamo, del villaggio globale si cerca una dimensione più piccola, una comunità educante che è composta da più insegnanti. Questo è un aspetto che è molto legato, infatti, alla percezione di questo concetto, cioè la percezione che abbiamo oggi della classe. Cos'è una classe piena di studenti o piena di bambini? Facciamo più che altro il caso vostro, che parlando di adolescenti, che fosse la fascia molto più fragile, diciamo, da questo punto di vista. Il fatto della percezione è questo: alcuni dei valori fondamentali che dovrebbero sussistere all'interno di una struttura scolastica sono stati effettivamente o travisati o dimenticati, o sono per l'appunto legati a quelli che sono specchietti per la lodola, come potrebbe essere per l'appunto il programma ministeriale, che per l'appunto è comunque un programma che vige, una cosa scritta nero su bianco in un certo senso, che però non riguarda, o meglio, viene travisato il reale contenuto. Quindi automaticamente che succede? Se io sono insegnante e voi siete uno studente, o siete studenti in generale, è ovvio che in generale, da un punto di vista di struttura, io siamo su un piano, tra virgolette, superiore rispetto al vostro. Questo però, dal punto di vista comunicativo, prende un'altra piega, perché in realtà l'approccio che c'è fra me insegnante e voi studenti deve essere un approccio dedito principalmente al vostro accrescimento personale, sicuramente a quello che riguarda la normativa istituzionale, quindi la chiusura del programma per lo studente in uscita, come diceva giustamente Angela, però al tempo stesso deve avere un principio di comunicazione che oggi come oggi stava un po' dimenticato e che riguarda probabilmente la stessa natura degli studenti come la natura degli insegnanti, cioè il fatto di essere effettivamente, perdonate la banalità del termine e il gioco di parole anche, esseri umani all'interno di una struttura. Sì. In realtà avevo due domande. La prima è, tornando un attimo indietro, quando hai fatto l'esempio, ai bambini piacciono gli dinosauri, io insegno ai bambini diciamo le materie attraverso i dinosauri. Questa cosa secondo da te viene vista come un passo avanti o come un passo indietro? E invece dall'istituzione come ente, come viene vista, come un passo avanti o come un passo indietro? Allora, io non posso far altro che dirti la mia opinione, però a questo proposito ti dirò,
Dipende, nel senso che ci sono dei limiti. Ora citerò il padre della sociologia, Durkheim, no? Lui dice che appunto la scuola è quel sottinsieme della società che permette, che ha due può avere due funzioni: o quella di perpetuare un sistema esistente, quindi io devo fare in modo che le persone che nascono in questo sistema sociale abbiano tutti gli strumenti che gli permettano di continuare a vivere, quindi alimentare quel sistema, oppure l'altra funzione è quella di rivoluzionare. Questo ha anche degli effetti, tra virgolette, collaterali, perdonatemi il paffinamento. E la novità, diciamo, di questo cambiamento a livello legislativo ma anche educativo è che è cambiato il punto di vista. I programmi venivano fatti perché il Ministero della Pubblica Istruzione era chiuso dentro un ufficio, tutti insieme, tutti studiosi che hanno studiato Locke, Rousseau, tutti grandi pedagogisti, e dicevano: bene, adesso faremo un programma perfetto che lo studente ideale deve avere. Ora, il problema è questo: quando sei in classe non hai a che fare con lo studente ideale, ok? Te hai a che fare con lo studente che è figlio del contadino, figlio del notaio. Hai lo studente, magari hai tre studenti che sono figli di persone che lavorano in fabbrica. Uno è venuto dal Burundi e gli altri sono tutti borghesi. Magari anzi figli di insegnanti. Ok, quindi in una situazione come questa, avere un programma che ti dice cosa devi fare, perché sicuramente avrai quello studente ideale, diventa difficile. Quindi o prendi quelli che più si avvicinano a questo studente ideale e gli altri li mandi banalmente, insomma, non li consideri, oppure sei in difficoltà, perché i programmi volevano, si aspettavano dall'insegnante che facesse tutte quelle cose, non importa le vittime che mettevano per la strada. Invece questo sistema qui presuppone che l'insegnante abbia dei punti fermi, anche perché immaginatevi voi la situazione folle in cui ogni insegnante può insegnare quello che gli pare, non c'è niente, nessun tipo di sapere o cultura condivisa. Poi dopo diventa difficile anche la comunicazione, anche proprio la creazione di un senso di appartenenza. Quindi ci sono dei punti fermi. Le indicazioni nazionali del 2012 non sono puramente indicative, hanno anche un aspetto di contenuto a cui ti devi attenere. E non c'è verso di evitare quel contenuto, però danno la libertà all'insegnante, anzi al corpo, al collegio docenti, al gruppo di insegnanti, di interpretare come far arrivare quei contenuti. Molto veloce, c'è solo in realtà una riflessione. Il vecchio sistema, abbiamo detto, appunto, si basava sul fatto che doveva avere a che fare in teoria con tutti gli studenti modello, e che poi, come hai detto, metteva vittime, perché comunque era una sorta di selezione naturale. Non poteva effettivamente essere un metodo del sistema per plasmare le menti nel modo in cui voleva esattamente il sistema? Cioè, se lui piano piano si metteva vittime, ovvero escludeva quei bambini che non riuscivano a studiare in quella maniera o a prendere le cose con quel tipo di insegnamento, effettivamente sceglieva quel tipo determinato di menti per il quale era stato fatto il programma, che effettivamente era stato fatto dal Ministero, che in qualche è a livello duale, cioè diciamo una sorta di sistema, fa parte del sistema, no? Non poteva essere un meccanismo del sistema per plasmare le menti e per assicurarsi che le menti fossero tutte in quella maniera? Ma allora, il punto grave è questo qua, infatti, cioè questo è un tipo di percezione che si ha della struttura scolastica, che in realtà è molto vecchia e non ha alcun tipo di riscontro con quelle che sono le condizioni, quelle che dovrebbero essere le condizioni attuali della scuola. In particolar modo, successivamente quelle che sono state le normative europee, si sono fatti anche tantissimi passi in avanti per l'integrazione, quindi questo è ancora più difficile da gestire, ma deve essere ovviamente gestito. Il punto focale di cui non si parla e che si è dimenticato è che anche la classe, anche la scuola, rappresenta una piccola comunità, cioè è in proiezione una comunità esattamente come potrebbe essere un sistema sociale, per cui una città, una metropoli o quello che ti pare a te. Perché? Perché ogni singola classe è formata da una pluralità di persone, un insieme di studenti che praticamente hanno esigenze differenti, hanno un background differente e hanno anche comunque delle attitudini differenti, che non vuol dire essere
più o meno intelligenti, più o meno stupidi. Si tratta di capire esattamente cosa possa dare a livello qualitativo ogni studente singolo. E questo effettivamente è un punto di vista che strutture scolastiche, istituzioni magari presenti fra il centro e il nord Europa più o meno hanno capito, tant'è che prediligono, diciamo, un legame, un collegamento tra le materie, in modo tale che una persona, uno studente, possa farsi una mappa concettuale a 360 gradi di quello che studia. E l'approccio quindi con lo studente è molto differente, perché lo studente impara cosa voglia dire studiare, ma soprattutto capire quanto sia tangibile quello che studia, non semplicemente imparare la pappardella sul libro, capire che semplicemente quello che studia è proiettabile in tutti i sensi con la realtà che lo circonda. Questa è una cosa che viene abbastanza messa da parte ed è la base praticamente dell'istruzione, secondo me. E questa cosa si chiama infatti competenza, ed è per questo che c'è questo grosso passaggio dalle conoscenze alla competenza. Quindi Andrea, quando prima dicevi ad esempio, no, secondo me essere studiosi è una cosa positiva, dipende anche che cosa si intende per studio. Cioè, lo studio è un mnemonico e lo studio invece più di tipo, non lo so, personale, cioè fai diventare quella cosa un'occasione per vedere in maniera diversa la realtà. Cioè, dal momento in cui apprendi quello, il mondo lo vedi sotto un altro profilo. A questo proposito... Scusami. No, volevo... dimmi. No, perché è un argomento di cui parlo spessissimo in classe questo, quindi mi arrivano cose proprio a bombardamento. Dato che abbiamo detto che, diciamo, la scuola, la classe, è una sorta di riproduzione più piccola di fuori, e che quindi noi in quell'ambiente abbiamo bisogno di avere... Di capire che determinate cose possono essere proiettate poi all'esterno, ok? Prima di tutto non bisognerebbe capire cosa c'è all'esterno e quindi avere una sorta di tipo educazione alla cittadinanza, educazione alla civiltà o educazione al mondo esterno, perché a molti manca. Io conosco persone di punta che non hanno la cultura, odiano la scuola, ma va bene, la scuola la puoi odiare perché ti svegli alle 6 della mattina, perché arrivi a casa alle 3 e il tuo metabolismo è andato a farsi fottere, però effettivamente se riesci a integrare le cose della scuola, in qualche modo ti va a servire. Allora tu come fai a dire la scuola non ti serve? Questo in realtà è il riflesso di un apprendimento di tipo calato dall'alto. Cioè, se per te quello che impari a scuola è soltanto una cosa che ti viene detta e tu la prendi per buona e non ti poni nemmeno la domanda perché sei ubbidiente, tu ascolti, non fai domande. È ovvio che non funziona il metodo in questo modo. Capito? E poi anche questa cosa che la realtà sta fuori dalla scuola non è vero. Assolutamente non è vero, ed è proprio per questo che Durkheim dice che ogni gruppo sociale, ogni tipo di società ha, né può non avere, una sua morale, che esprima la propria costituzione, e la classe è una piccola società, e quindi non può non avere una propria morale. E attenzione, io mi faccio questa domanda, a cui non vi do una risposta, però sono curiosa di sentire cosa ne pensate. Se facciamo come alcuni esponenti della politica, ma proprio della cultura, dicono, cioè di fare delle classi dove chi ha certe difficoltà sta in quella classe lì, chi invece è particolarmente avanti sta insieme a quelli, ai suoi simili. In questo caso non si potrebbe rischiare di creare una morale di serie A e una morale di serie B? Secondo voi è possibile? C'è questo rischio? Vai Andrea. È una cosa già applicata in alcuni paesi, per dire, si sente molto spesso anche quelle serie TV, un po', magari anche quelle da ragazzini, per dire, le serie americane, si sente, ah sì, lui era nel mio stesso corso di matematica, perché loro hanno, per dire, matematica base, matematica avanzata e cose così, perché uno semplicemente lì va in base alle proprie capacità. Dalla parte, quello che può creare un qualcosa di serie A, un qualcosa di serie B, però può andare anche leggermente più in base alle capacità di ciascuno, cioè, perché ci sono, ora è giusto fare anche un po' di chiarezza su queste cose, che ci sono alcuni sistemi scolastici che mettono delle materie obbligatorie, per dire la matematica in Francia è obbligatoria per solo il primo anno di scuola superiore, loro hanno 3 anni, nei seguenti 2 anni uno può non farla, perché? Perché lì uno si va a inseguire un po' l'inclinazione personale dello studente, e seguendo quella, secondo me, va a comunque a cercare di migliorare la vita, quella che può essere la vita scolastica dello studente, appunto.
D'altra parte, in effetti, può esserci anche il problema che può creare serie A e serie B, però alla fine lì è qualcosa che uno, fra virgolette, si sceglie, perché uno può dire che si interessa più o meno in matematica e riuscire più o meno bene. Di solito a chi non riesce a una determinata materia è anche perché ci mette meno impegno, perché magari non gli interessa. Sentiamo cosa hai da dire sulla tua, la domanda posta. Allora, quello che io... Non hai capito la domanda? No, non l'ho capita, ma ho avuto che venissero fatte. Tu hai detto se le classi venissero fatte, venissero fatte, no? Quindi se gli studenti scegliessero il corso da seguire. È questa la differenza, cioè, infatti non stavo... Ok, adesso ho capito. Quindi rifaccio la domanda. Secondo voi c'è il rischio di creare morali di serie A o morali di serie B se vengono fatte classi? Vai, Giamila! Allora, secondo me sì, anche perché se abbiamo detto che la scuola, la classe deve essere una proiezione del mondo esterno, noi nel mondo esterno incontreremo persone che hanno capacità diverse a noi e che alcune capacità le hanno minori rispetto a noi o maggiori. Quindi se noi andiamo invece a creare delle classi dove queste piccole, chiamiamole, differenze o dislivelli non ci sono, ci sono morali di serie A e di serie B, perché nella mia morale, magari dove io sono nella classe del corso di matematica base, però fatto, non scelto, fatto da un ministero, io concepisco solo persone che sanno la matematica in quella maniera, magari le persone che sono nell'altro corso di matematica concepiscono invece solo persone, cioè arrivano all'esterno, ti vedono che non sai fare un'equazione, non lo so, una cosa brutta in matematica, troppo difficile. Come l'equazione. Insomma, cioè, una cosa troppo difficile in matematica, non è che ti dicono ah, te, vabbè, non sai fare sta cosa, magari sei bravo un altro. No, sei stupido. Secondo me è questo il rischio. Mi stupisce quanto voi in realtà vi fermiate molto sull'aspetto del contenuto della disciplina, ma guardate che in classe voi non è che fate, cioè studiate, molto spesso chiacchierate, ridete, condividete esperienza, cioè questo ha un grosso valore nella costruzione della morale, giusto per ricordarlo, post-it. Infatti secondo me, cioè nel senso, io non credo che questa cosa di dividere la classe in corsi secondo le capacità degli studenti, sì, da una parte può portare dei vantaggi sicuramente, però dall'altra credo che sia deleteria per i rapporti che poi uno si troverà ad affrontare in un determinato ambiente di lavoro, perché sicuramente se io credo che faccia bene confrontarsi con uno che è 100 volte più bravo di me a matematica, io che sono una schiappa, perché ovviamente in una situazione esterna ci sarà sempre qualcuno più bravo di me da cui io dovrò magari imparare o io per far vedere che sono più bravo in un'altra cosa. Quindi sì, di solito da una parte è giusto vedere i corsi, ma dall'altra appunto c'è l'aspetto della relazione, della chiacchierare, dell'intraprendere appunto rapporti, che è appunto assolutamente importante. Prego, Bianca. Io invece penso qualcosa di simile, ma innanzitutto ci tenevo a dire che secondo me non è possibile fare una distinzione in morale di serie A e morale di serie B, perché appunto, come avete detto voi, in classe una persona non apprende solo qualcosa a livello di contenuti, ma si relaziona con le persone nella vita di tutti i giorni. Cioè non sarà mai tutta una soluzione, soprattutto. In che senso riusciamo a fare una distinzione di una classe che avrà una morale di serie A e una morale di serie B? Cioè, quali sono i requisiti per riuscire a dividere delle persone? Cioè, a livello dei contenuti, cioè quanto uno va bene a scuola, cioè non c'è solo quello, e quindi non si può fare una distinzione. Sì, ma si è capito che anche io sono d'accordo con questa cosa. Sì, ma nel senso, mi interessava sentire un attimo, cioè ci interessava sapere un attimo la vostra opinione, poi insomma vedremo se ci sono dei chiarimenti. Dimmi. Io volevo dire, no, per esempio da noi a scuola il primo anno, o il biennio, non lo ricordo, ci dividono in livelli di inglese. Quindi il loro obiettivo giustamente è quello di riuscire a portare, diciamo, tutta l'annata ad un pari livello, perché comunque siamo in classi miste. Però io credo che questo porti anche ad avere una morale di serie A e di serie B, perché io mi ricordo quando comunque i primi anni era tutto un ah sì, lui è nel livello basso d'inglese, poverino non lo sa parlare, mentre magari cioè, sì. Si tratta di banalità grammaticali da cambiare, anche perché ci si basa pur sempre su
un compito fatto la prima settimana di liceo con dei punteggi, quindi secondo me non è tanto l'uscire dalla scuola e avere una morale di serie A e di serie B, ma è molto possibile e probabile che, cioè comunque, fra di noi ragazzi proprio si arrivi a parlare di serie A o serie B. E poi io non so come mai, ma una cosa succede secondo me un sacco di volte, cioè quando appunto c'è una divisione in corsi, quelli tra virgolette sono più indietro rispetto a una determinata materia, tipo appunto inglese, che sono a livello più basso, non fanno niente. Cioè quelli che sono a livello alto, mi ricordo io prima ero in livello alto, ci si ammazzava di lavoro, invece si diceva quelli di livello basso, tanto voi non fate niente. Ma in praticamente dovrebbe essere certe volte il contrario. Eppure non è una cosa vista solamente a scuola mia, cioè in tutte le divisioni in corsi, da più basso e più alto, cioè quelli che sono a livello basso alla fine non fanno niente, cioè fanno molto meno rispetto a quelli che sono nell'alto, paradossalmente tra l'altro. Cioè io non ho visto come mai questa cosa. Io penso che appunto dopo aver detto come penso, cioè come ho detto prima, cioè che sulla base delle personalità non si può fare della distinzione, non si può dividere delle persone, a livello scolastico è ancora più sbagliato perché il confronto secondo me è importantissimo. Io mi rendo conto che a volte quando magari una persona, magari io vado meglio a matematica rispetto a qualcun altro, mi rendo conto quanto sia importante per me aiutare le persone in difficoltà, perché la prima a guadagnarci sono io più che loro, perché acquisisco meglio quello che comunque avevo già appreso prima. E poi anche per qualcuno che invece si trova in difficoltà per qualche materia, sicuramente apprende di più guardando invece persone che hanno raggiunto prima di lui quegli obiettivi. E poi nel senso non è che c'è sempre qualcuno negato in tutto e qualcuno guardato per tutto. Ognuno di noi ha dei punti di forza e viceversa. Una parentesi e poi ti lascio parlare. No, un appunto, due appunti più che altro. Allora, in primis il fatto che fate conto che partendo dal principio ognuno di voi è un piccolo prototipo di essere umano, quindi che vuol dire? Siete praticamente bombardati di informazioni in continuazione ogni ora della vostra giornata. A scuola la cosa è amplificata ovviamente, perché oltre ad essere bombardati di informazioni e dovervi interfacciare con coetanei più insegnanti, dovete anche imparare. E dovete quindi avere prendere dimestichezza con dei contenuti. Quindi che vuol dire? Che praticamente la gestione non può essere esclusivamente selettiva, ovviamente, perché più è selettiva nei confronti di alcuni studenti sì, altri studenti no, e così di questo tipo, è ovvio che tu vada a circoscrivere la persona, cioè praticamente la limiti, li crea automaticamente dei muri. Quindi il fatto di dire, per esempio, come diceva lei giustamente, in inglese vedo persone che, ci sono persone magari che non sanno quasi niente inglese e poi fanno i corsi che sono separati. Questo succede quando si è partiti molto male, perché si parte con un tipo di metodo che nel caso specifico della lingua vuol dire, cioè, imparare una lingua non è esattamente una cavolata. Voi avete imparato l'italiano fin dalla nascita, perché l'avete ascoltato per anni e l'avete imparato a parlare nel corso degli anni. Quindi già partiamo malissimo, perché se si arriva a un punto in cui una buona fetta di ragazzi non conosce l'inglese quasi per niente, o le basi a malapena, e l'altra fetta invece è abbastanza avanti, questo sicuramente dipende anche dalla peculiarità dello studente, ci mancherebbe altro, che sono dei ragazzi che sono più spediti nell'assimilare, più che altro, molto semplicemente. Questo però non vuol dire che non ci sia un metodo adatto in base, come ritornando ai discorsi di prima, alla piccola comunità che mi trovo davanti, cioè quella classe che ha esattamente quel tot di studenti, quel tot di personaggi, di piccoli individui che hanno le loro caratteristiche, per questo c'è un metodo anche per loro, sicuramente. Se si arriva a un punto in cui c'è una differenziazione così ampia, vuol dire già che matematicamente qualcosa si è sbagliato, in qualche modo. Sicuramente ci possono essere differenze tra un alunno e l'altro, poco ma sicuro, ma questo non vuol dire che ci debbano essere differenze sostanziali, per cui addirittura si arriva a quel punto fatidico, che molti di voi sicuramente conosceranno, di uno studente che non ha neanche più voglia di aprire il libro, perché si sente talmente indietro e talmente sbilanciato, nel senso che non è bilanciato con gli altri coetanei, che gli passa la voglia, come giusto che sia, perché, nel senso, ripeto, per l'ennesima volta siete esseri umani anche voi, e soprattutto non si prende più coscienza di quello che si sta studiando, ed è lì che si perde l'approccio culturale, è lì che la cultura con cui voi vi andate a interfacciare perde il suo valore,
è lì che ci sta un momento, che c'è, sussiste un momento in cui si perde la reale interazione, la comunicazione che ci dovrebbe essere fra un insegnante e uno studente, che dovrebbe basarsi prima di tutto su un punto di vista prettamente umano, se vogliamo, e quindi la comprensione dello studente che ho davanti, soprattutto chi ha difficoltà. Questo è un punto fondamentale. Invece, che come succede molto spesso, una delle materie più gettonate in questo senso è la matematica. Sì, ma anche quello in realtà è abbastanza storicamente determinato, nel senso, non è vero, non è che è ovvio che tutti abbiano problemi nella matematica, lì è un problema di trasmissione. È un problema di metodo. La matematica richiede magari un tipo di elaborazione da parte dello studente che deve essere prettamente meccanica. Ci sono degli studenti che non hanno questo tipo di predisposizione. Ripeto un'altra volta, perché questo bisogna sempre sottolinearlo, perché la gente poi ci arriva sopra, non per stupidità o per qualsiasi mancanza a livello cognitivo, non c'è assolutamente niente, è una questione proprio di approccio individuale nei confronti della realtà. La matematica richiede un approccio prettamente meccanico, e quindi un insegnante deve capire come rapportarsi sia con lo studente che capisce al volo la matematica, sia con lo studente che invece ci mette un po' di più. È molto banale sottolineare una cosa del genere, però quello che succede è che molto spesso l'insegnante dà la colpa agli studenti perché non capiscono la matematica, quando è una di quelle materie, come anche molto spesso la filosofia, che da questo punto di vista è molto simile ma per altri motivi. Per questo motivo, dicevo, per l'appunto, si dà la colpa, una colpa che è insensata, ecco. Lo studente ha una colpa che non ha. Da questo punto di vista, tralasciando il fatto che ci possa essere una malavoglia da parte dello studente e simili, poi vanno contestualizzati i casi, però in generale più o meno siamo lì. Poi farò una difesa, farò l'avvocato in difesa della matematica, però lo farò dopo. Dimmi, Andrea. No, volevo fare soltanto un'aggiunta a questo, sul fatto che appunto come dicevo, il genere è una cosa da contestualizzare, per il semplice motivo che io parlo per esperienza personale, ho sempre avuto un approccio più logico a qualunque materia io mi ritrovassi davanti, e io sono sempre stata una delle, fino alle elementari, non per vanto ma una delle poche persone che sapeva fare gli invalsi, perché gli invalsi hanno un tipo di logica che io riuscivo a seguire, perché è matematica più o meno basilare, o che comunque non corrisponde necessariamente al livello che uno sta affrontando, cioè nel senso che se uno fa gli invalsi di quinta elementare chiederanno matematica più o meno in terza, quarta elementare, semplicemente perché vogliono vedere come ragiona lo studente. Io non avevo un tipo di approccio meccanico, cioè mi viene poi, diciamo, intrinseco a tutto quello che ho imparato successivamente. Per questo io, per esempio, poi nei primi due anni del biennio delle superiori andavo benissimo a fisica, perché io sapevo spiegare i meccanismi, perché dicevo sì, questa valvola poi quando viene aperta dà il via a quest'altra reazione che dà il via a quest'altra cosa, ma io i calcoli non li so fare. Io tuttora mi ritrovo quasi al secondo anno di università e non so fare calcoli. Ma vedi, qui hai proprio colto un punto. Innanzitutto le prove invalsi non sono... cioè possono anche essere degli strumenti utili, perché non è vero che sono inutili, però ti dicono soltanto la quantità, non la qualità, ma la quantità di conoscenze e abilità. Quindi gli invalsi valutano, osservano, sono praticamente gli strumenti che servono per capire quanto gli studenti possiedono determinate conoscenze o abilità, ma non dicono niente del tipo di intelligenza, del tipo di competenza, della qualità della competenza, della qualità della conoscenza. Quindi in realtà il fatto che tu sia riuscita magari a comprendere questo meccanismo non vuol dire che appunto che sei brava a matematica, perché in difesa della matematica dico che la matematica non è assolutamente un meccanismo. Ora, di recente, negli ultimi anni ho seguito dei corsi di storia didattica e di epistemologia della matematica, e vi assicuro che tante delle cose che a noi ci dicono che è così, imparalo, è così, non è detto che sia così. Il fatto che la sottrazione debba essere fatta in colonna in quel modo, no, non è vero. Se cambiamo il sistema numerico di riferimento, se cambiamo l'algoritmo, se ad esempio usiamo, non lo so, i numeri romani, i numeri dell'antico Egitto, le operazioni si fanno in maniera diversa. La moltiplicazione si fa in maniera diversa. Si può fare la moltiplicazione senza sapere le tabelline, quasi. Pare assurdo, lo so. Ma così è. Quindi quando vi dicono che la matematica è un meccanismo, assolutamente no. Puoi accennare il metodo, magari può essere interessante. Sì. I metodi? Avrei bisogno di farvi dei disegnini, perché come saprete gli antichi egizi usavano i geroglifici.
Ora, i geroglifici sono una cosa stupenda che affascinano tantissimo i bambini, quindi io prima o poi lo proverò in classe, appena avrò una classe tutta mia. Sono belli, i bambini quale sguardo saggio. Ah, davvero tantissimo. Insegni qualcosa di geroglifico, apprezzano molto. Soprattutto l'apprendimento del sistema che usavano gli antichi egizi è molto interessante, perché è di tipo non hanno un sistema posizionale dei numeri, cioè non importa la posizione. Questa è un'altra cosa che nella nostra scuola non viene insegnato il perché è importante mettere in colonna certe cose e non perché io non posso mettere le unità sotto le migliaia, perché quello è un algoritmo che si basa sulla posizione dei numeri. Invece per quanto riguarda gli algoritmi che usavano gli antichi egizi, no, perché lì era uno di tipo quantitativo additivo. Io vedo la figura, quella figura ha quel valore, e anche se la disegno sopra, sotto, a destra, a sinistra, non cambia. Il processo logico che devo fare è diverso. Questo era soltanto un esempio. Semmai vi farò un disegnino, se volete, vi faccio vedere come si fanno a fare i calcoli con i metodi degli antichi egizi. E ci sono anche dei motivi per cui noi oggi non usiamo quello. Sì, non lo so, magari, non lo so, mi sembra la strumentazione poco adatta, perché come fanno a vedere gli altri? Comunque, dimmi. È una piccola domanda che mi è venuta in mente. Sì. Sono tuo discorso che apprezzo tantissimo. Io, ad esempio, durante le lezioni di fisica, la mia classe mi odia. Perché? Perché la professoressa magari finisci di spiegare un qualcosa e io mi metto a chiedere perché, fino a che non arriviamo a un momento in cui mi dice perché è così e basta. Quindi mi chiedo, dopo il tuo discorso, no? Secondo te dovremmo, in materie che ci dicono e sia che sono meccaniche, metterci a chiedere perché? Assolutamente, non ha senso. Cioè, può anche avere senso, imparare così, però può anche avere senso, però devi condividere significati. Molto spesso si usano dei significati che nel linguaggio comune vogliono dire una cosa, nel linguaggio matematico vogliono dire tutt'altro. Se ti chiedo che cos'è un punto, capito, cosa vuol dire un punto? Un punto in musica? Un punto in italiano? Un punto in matematica, in geometria? Un punto su quel programma fantastico che si chiama LibreLogo? È un programma informatico di cui vi parleremo domani, quindi no spoiler. Però il punto può avere significati diversi. Anche perché io sono convinta che la matematica, appunto, diciamo, abbiamo detto che è difficile, ok? Però secondo me, da una parte magari è difficile perché solitamente quando tu capisci il perché di una cosa, spesso ti resta anche più facile ricordartela. Quando tu capisci quella cosa, quasi automaticamente te la ricordi. Insomma, e quindi secondo me magari, appunto, se noi spiegassimo i perché della matematica, i perché della fisica, se uno riuscisse a capire appieno invece di ricordarsi semplicemente perché è così, magari resterebbe più facile. E secondo voi come mai questo non viene fatto? Perché il sistema fa schifo! Perché magari il metodo è così, il metodo è di dire. No, infatti quando io parlavo più che altro di metodo mi riferivo a questo, cioè il metodo didattico utilizzato è molto meccanico e quindi richiederebbe un approccio meccanico anche da parte dello studente, cosa che ovviamente non può essere totalitaria perché non tutti hanno quell'approccio lì. Per cui quello che si dimentica, in primis presumo che sia soprattutto la radice della matematica, che è prettamente naturale, come la fisica e come la chimica. E la matematica spiega la natura, spiega i processi naturali in primis, una cosa che per esempio in moltissimi insegnanti non sanno e non trasmettono in nessun modo, perché ti imparano, ti insegnano il problemino e ti mostrano il problemino sul libro e l'operazione, però il collegamento è molto più profondo di quello che sembra, molto più di quello che c'è scritto sul libro. Sì, la ripeto, secondo voi come mai allora le cose vengono insegnate in questa maniera? Secondo me, perché almeno ci avvisano, scusate il giro di parole, cioè il gioco di parole, a non chiedere il perché davanti a molte cose. Così è più facile durante il corso della vita di una persona. Se viene fin da subito abituato a è così e basta, non mi chiedere il perché, è chiaro che, ad esempio, io all'elementare ho avuto una maestra
perché mi ha insegnato esattamente questa cosa. Quando si impongono qualcosa e non hai la minima idea del perché questa cosa debba essere fatta in questa maniera, chiedilo, perché se no non ti entra in testa e almeno riesci a capire anche se è una cosa sbagliata, se è una cosa giusta. Io ritorno al... è una cosa, ho quasi finito. Ritorno alla mia osservazione di prima del vecchio sistema dove c'era un programma definito e doveva essere quello. E anche questo, secondo me, è un metodo di plasmare le menti, ovvero abituare le persone a non chiedere il perché e anche abituare le persone ad essere abbastanza stupide. Dimmi, Giulio. Secondo me ci insegnano questo modo per due motivi. Uno, anche per una questione temporale. Non è possibile fare tutto il procedimento che dici te in un anno scolastico e basta. Esattamente. E due, credo anche per un semplice motivo che in molte scuole, poi io frequento il classico quindi non ho idea di cosa facciano a uno scientifico per esempio, ma suppongo che in molte scuole il programma sia fatto in modo che ti dia semplicemente delle nozioni per capire che cosa poi verrà detto nel mondo normale. Per esempio a fisica, se fai quarta liceo l'inizio della teoria della relatività, è possibile che tu in quarta liceo facciamo la relatività quando l'ho fatta all'università, come è possibile? E in realtà secondo me credo che tutto questo serva semplicemente come nozione, perché così quando qualche scienziato dirà la teoria della relatività non esiste, tu puoi dire ah, so vagamente che cos'è. Sì, sì, no, tu hai colto un punto centrale e penso sia anche la pecca del nostro sistema, cioè il tempo. Noi viviamo il tempo soltanto dal punto di vista cronologico, cronos, quantitativo. Invece quando si parla di apprendimento, quando si parla di formazione e soprattutto educazione, lo sapete, è vero che il termine educazione può avere due etimi, no? Ducere, condurre, o exducere, tirare fuori dall'allievo, tirare fuori. Se vogliamo un'educazione di tipo quantitativo, ducere, dobbiamo condurre, abbiamo tempo, abbiamo poco tempo, non devi fare domande, tu devi prendere. E possibilmente stai anche zitto perché ho tante altre cose da fare. Poi se siamo in una classe abbiamo anche poco tempo per condividere i problemi di uno, no? Stai zitto, non vedi che togli tempo a tutti? Questa è una visione di tipo quantitativo, ma esiste anche il tempo qualitativo, cioè il tempo che si dedica, il tempo formativo, il tempo che ti permette di apprendere, perché l'uomo ci ha messo, l'uomo in senso anthropos, cioè genere umano, ci ha messo anni, millenni ad acquisire certi concetti e certe volte ce lo dimentichiamo, per cui ci aspettiamo che un bambino apprenda tutta la storia dell'umanità, tutti i passi, piccoli passi dell'uomo, dalla scoperta della ruota, dall'invenzione dell'elettricità, eccetera eccetera, così, in un secondo. È totalmente illogico, cioè fuori da ogni schema razionale una cosa del genere. Dici, gatto? Io volevo rispondere al discorso. L'elicottero sopra la nostra testa. Salutiamo il rallentatore. Saremo bombardati probabilmente. Il bello della diretta cavoli. Dicevi? Vai, Guido. Allora, volevo rispondere al discorso di Giulio. Il problema è proprio quello. Cioè che se noi forniamo un'educazione che illude di sapere qualcosa di tutto, creiamo gli ignoranti perfetti, proprio perché credendo di sapere è molto difficile che poi dopo vadano ad approfondire. Se sono persone intelligenti con molto senso critico lo faranno, ma la statistica ci insegna che le persone che fanno questo sono poche. Proprio perché credendo di sapere un po' di tutto, pensi di poter partecipare a dibattiti pubblici su qualunque argomento con una cognizione di causa quantomeno sufficiente, perché ti hanno dato sei a scuola. La scuola
scuola, secondo me, per dare un'educazione davvero seria e utile, dovrebbe proprio insegnarti quanto non sai, di modo che ti venga voglia di approfondire in tutti i punti in cui poi dopo puoi andare ad avere davvero cognizione di causa ed essere davvero in grado di partecipare al dibattito. E, questo chiaramente per me è particolarmente forte in filosofia. Io vedo delle cose paurose che però sono probabilmente analoghe in tutto il resto delle scienze e delle arti. Cioè immagino che se avessi studiato storia dell'arte avrei la stessa sensazione. Per non dire degli insegnanti, tutte sono mamme. Tutti sono sapienti in tutto, tutti sono... C'è la teoria dell'allenatore, no? Al bar sport tutti sono grandi allenatori della nazionale. E secondo me la scuola italiana, ma non quella italiana, in realtà è un problema della scuola in genere, ha questo grande difetto di trasformare tutti in allenatori del bar sport. E... è antisocratico. Una parentesi. Partiamo dal presupposto che... Tenere la mano lontana dal buco. Ecco così. Perfetto. Partiamo dal presupposto che noi parliamo di voi studenti, ma in realtà il discorso è riferito anche agli insegnanti, nel senso che come voi siete esseri umani lo sono anche gli insegnanti. Questo che vuol dire? Che a volte manca un po' di umiltà, perché l'insegnante che a volte non sa rispondere a una domanda, vi dice che le cose stanno così, punto. Quando un insegnante non sa rispondere a una domanda, dovrebbe in primis quasi, e questo lo dico, sarà una mia opinione probabilmente, dirlo anche alla classe, perché lo studente deve imparare e capire cosa vuol dire non sapere, e che la persona è capace a volte di non sapere le cose, capace tra virgolette di non sapere le cose. Può capitare, perché un essere umano è fatto anche così. È molto, è un elemento che può venire dimenticato a prescindere, che un insegnante era lo studente di ieri. Quindi esattamente come ognuno di voi ha delle peculiarità a livello cognitivo, a livello percettivo, per cui imparate, assimilate delle cose a vostro modo, la stessa cosa avanza per gli insegnanti. Quindi gli insegnanti si portano dietro un background di cultura e la trasmettono a loro modo in base a come sono fatti loro. L'umiltà dell'insegnante è una cosa che per esempio adesso manca molto, secondo me, ed è una delle basi fondamentali a mio parere. E io direi anche un'altra cosa, diciamo... Noi parlava di filosofia, no? quello che secondo me è l'impreparazione degli insegnanti, cioè quegli aggettivi che vi ho detto prima io, buoni, bravi, ubbidienti, studiosi, erano rivolti agli studenti, ma appartenevano soprattutto agli insegnanti. E quindi, attenzione, cioè c'è stata per tanto tempo, secondo me, una volontà politica di non formare gli insegnanti, soprattutto quelli della scuola dell'obbligo. Oh, quelli della scuola dell'obbligo sono tutti, eh. Cosa vuol dire formare bene gli insegnanti? Ora, Don Milani, che è una figura particolarmente complessa, anche affascinante, lui secondo me è una testimonianza, perché è stato mandato lì in mezzo al nulla, in un bosco, dove per poter andare a scuola dovevi fare ore e ore di camminata con la neve. Cioè, ci sono delle lettere in cui lui addirittura dice che ha pensato di suicidarsi, perché era un giovane che andava a parlare con alle classi operaie e arrivava, faceva l'insegnante fatto bene, cioè capivano, e questo è il problema, per tanto tempo questo è stato secondo me proprio una scelta, cioè lo Stato italiano quando è nato era troppo rischioso far capire, secondo me, questa è la mia interpretazione che può ovviamente, anzi sicuramente è soggetta a critiche, ha voluto un po' una classe, un'istruzione di base carente, perché faceva comodo. Perché, appunto, cos'è che dice Don Milani? Dice la vera emancipazione arriverà nel momento in cui ci sarà l'emancipazione linguistica, nel momento in cui anche il contadino capisce il linguaggio dell'avvocato, del borghese. Perché se lui capisce, poi dopo trarrà lui le conseguenze. Infatti questo si ricollega a una cosa che mi piacerebbe condividere con voi. È un pezzettino di un libro di Santa Maita, La storia della scuola, che non vi contestualizzerò. Prima voglio soltanto leggerla, così almeno mi dite secondo voi in quale periodo storico è collocato. Sono curiosa. Avanza uno strano studente proveniente dai ceti più deboli. Contadini, operai, piccoli artigiani e commercianti, minuta borghesia in ascesa, le vaste sacche di immigrati meridionali. Residente in zone svantaggiate, montagna, campagna o nelle recenti periferie urbane.
appartiene a fasce più anziane, dai 14 anni in su, per via delle numerose bocciature collezionate in carriere scolastiche accidentate. Lo strano studente portava con sé culture, mentalità, persino linguaggi diversi, che trovavano impreparati docenti, dirigenti e amministrazione. Né si trattava solo di un dato sociologico, quella che alcuni consideravano la profanazione del tempio della cultura. Secondo voi, a quale periodo storico ci stiamo riferendo? Vai, Andrea. Sì, in realtà, per buttarla lì, sì, può suonare benissimo come dei racconti di mia mamma, che lei andava a scuola, nata nel 60, quindi andava a scuola negli anni 60-70. Secondo voi, in che periodo? Adesso 80-90, inizio anni 2000, inizio anni 2000, 80. Per quanto mi riguarda, potrebbe essere contestualizzabile in qualsiasi anno. Sì, alla fine non c'è niente che mi faccia capire che sia oggi, che sia avvenuto. No, un paio di parole chiave ci stanno. Sì, infatti, la borghesia è in ascesa. Ti posso dire tantissimo, se vogliamo quello, alla fine il fatto. Quindi, per ora, allora, se ho capito bene, secondo voi si riferisce o agli anni 2000, 90, 80, anni 60? Io vado completamente indietro. E 800, interessante. Non prima dell'800. Non prima dell'800. Anche perché sia. Vedete, è molto molto interessante il fatto che tutti voi abbiate dato anni diversi, perché in realtà questo si riferisce a un preciso momento storico, l'autore lo dice, però gli aggettivi, la descrizione è attuale, è sempre attuale, quindi vuol dire che la scuola ha sempre avuto questo problema, il problema del diverso è sempre stato presente, quello che porta linguaggi diversi può essere sia il figlio del contadino, che il figlio dell'operaio, che l'immigrato, che chi soffre dello spettro autistico, anche lui ha linguaggi diversi, magari per chi soffre di un disturbo dell'apprendimento, per cui non riesce a scrivere, a usare i numeri come gli altri, quindi ragionate sul fatto che secondo voi poteva riferirsi sia ad oggi, sia agli anni 90, che 80, che 60, all'800. Questo in realtà quando l'autore, Santa Maita, un grandissimo autore che parla della storia della scuola, lui si riferisce in realtà alla riforma della scuola media unica del 1962. Però, grande Andre, però in realtà quello che a me interessava, il motivo, interessava soprattutto farvi capire e che voi avete pienamente colto, è che questo è un problema sempre esistente. Secondo voi qual è il problema del diverso nella scuola, nella classe? Non si sa gestire. No, perché se tu hai un metodo, appunto, che dicevo prima, basato su una determinata persona, se questa persona è diversa da questo metodo, questo è un problema. Cioè, al metodo su cui tu ti sei basato, che dovrebbe essere mirato appunto allo studente medio, se questa persona è diversa dallo studente medio, tra virgolette, grandi virgolette, è un problema. Faccio parlare Vicky, giù, sei buona? Giulia, sei sempre nel mio cuore. No, dicevo, Bucca che non ha ancora parlato, poi Giulia. No, io ecco la perché non... volta stasera, però. No, la domanda è questa. Secondo te, perché questo problema del diverso è stato evidenziato da voi, Non l'ho detto io, siete voi che avete fatto presente che questo problema c'è sempre stato nella scuola. Esiste tutt'oggi. Giulia? Io credo che anche un elemento diverso all'interno di una classe sia un elemento molto scomodo, ma visto dalla parte dell'insegnante che magari si ritrova in mano con anche buone intenzioni, una persona completamente diversa che si differenzia da una classe, credo che sia anche molto difficoltoso per un insegnante arrivare a trattare di questo. Perché comunque, come ha detto lei, cioè se una classe è costituita da, non lo so, 20 elementi che più o meno ragionano nello stesso modo e esprimono le loro idee nello stesso modo, però arriva a quella persona che può sconvolgere, io credo che sia molto più difficile per un insegnante anche riuscire a tenere a bada quell'elemento. Magari quell'elemento li puoi anche trasportare a altre persone. Tenere a bada, interessante questo termine. Ma io credo che in realtà c'è l'argomento che la scuola rispecchia la società, finché nella società si vedrà il diverso si continuerà a notarlo anche all'interno della scuola, di base. Cioè, si torna al discorso dell'integrazione. Dimmi. No, io penso che come dice Fabi, alla fine le differenze, tra virgolette, ci sono sempre state. L'unica cosa è che ancora non si accettano per qualcosa... Cioè, si vedono ancora come qualcosa di negativo alle volte,
invece la situazione è sempre la stessa e quindi se ne continua a parlare perché ancora in realtà non ci abbiamo accettato. Molto interessante, in realtà avete anche qui avete accolto abbastanza il problema del diverso, che può essere, ci possono essere tante forme di diversità, appunto quella del contadino, del figlio del contadino, quella dell'immigrato, del portatore di disabilità, possono esserci tante diversità, ma il diverso aiuta a problematizzare il contesto, cioè il contesto, se noi siamo se siamo simili, noi certe cose non le notiamo, perché tutti le facciamo allo stesso modo, in maniera meccanica. Se arriva qualcuno e dice no, io il rubinetto non l'ho mai aperto così, io il caffè non lo giro così, lo giro per l'altro verso, questo pone delle domande, ok? E secondo me qui si ritorna sul problema della formazione dell'insegnante, perché molto spesso gli insegnanti non sono pronti a gestire questi problemi. Immaginatevi mettere in discussione quello che si è sempre fatto così. Quante volte avete sentito dire? Da che mondo in mondo si è sempre fatto così? Sì, per esempio, a me è che provavo magari a proporre un corso diverso in classe, perché? Ma anche ritorno alla matematica, no? E perché facciamo in questo modo? Perché facciamo questo procedimento? Ma possiamo fare in questo modo, in quest'altro modo? No, ma l'abbiamo sempre fatto così. Detto questo però, allora questo è molto interessante, però ci tengo a sottolineare che molto spesso però, per poter essere critici, bisogna anche sapere cosa è stato fatto. Quando noi ad esempio vi chiediamo di studiare tutti i numeri di punto G e tutta la storia del movimento eronista, lo facciamo proprio per questo, perché è inutile che rifate gli stessi errori che abbiamo già fatto, fatene di nuovi, vi prego, fate altri errori, ok? Con l'intestazione della pagina in basso. A questo proposito, noi volevamo a un certo, insomma, verso la conclusione, chiedervi, secondo voi, anzi, qual è il maestro che vorreste? E vi prego, quando cercate di rispondere a questa domanda, pensate anche a che studente vorreste essere, perché è facile dire voglio il maestro che sia così, voglio la maestra che sia cosà. Pensate anche al riflesso che ha sulla vostra vita da studente. E un'altra cosa prima di fare questa domanda, non mi ricordo chi prima ha notato, in realtà il problema dello studente non si è risolto, perché lo studente di oggi, lo studente della scuola italiana, è lo studente medio, quindi rimangono esclusi sia quelli che stanno sotto alla media, sia quelli che stanno sopra la media, e questo è uno spreco di risorse enorme. Quindi in realtà la nostra scuola, che in teoria la nostra Costituzione dice la scuola è aperta a tutti, siamo sicuri che sia aperta a tutti? Abbiamo creato le condizioni per fare in modo che sia aperta a tutti? Cosa vuol dire fare in modo che la scuola sia aperta a tutti? In che modo si deve attrezzare? Come gli insegnanti si devono comportare? Quindi vi ripropongo la domanda, qual è il maestro che vorreste? O lo studente che vorreste essere? Sono complementari secondo me. Vai Andre, stasera ho molte cose da dire. Vai, allora, maestro che vorrei. Allora, fra quando ho fatto per dire per la pagina che abbiamo su Instagram, che è La Scuola Vale, quando ho ringraziato le mie tre professoresse in questi anni, avevo pensato a queste tre donne in termini di qualcuno che mi abbia veramente portato a ragionare alle cose, le professoresse di letteratura francese, religione e filosofia. Perché in qualche modo ti costringeva, sono sì materie umanistiche, però sono anche qualcosa che ti costringe in qualche modo a ragionare. Però è una cosa che facevamo anche per fisica agli inizi, poi siamo arrivati al momento in cui, sta finendo l'anno, dobbiamo assolutamente imparare tante altre cose. Però in effetti un pochino quello che abbiamo detto finora, cioè qualcuno che riesca a portare veramente al ragionamento coinvolgendo la classe, perché ora mi è capitato di dire anche con una professora all'università che ha detto ragazzi non voglio insegnarvi le cose, voglio che tiriate fuori le idee e che ragioniate insieme come gruppo, voglio che ragioniate insieme come classe in termini magari un po' utopistici, a volte all'inizio si parte un po' buttando idee, però poi magari ragionate in termini più realistici, dipende ovviamente sempre dal contesto. Quindi magari un professore che riesca a tenere l'attenzione in classe, perché far tenere l'attenzione in classe non è una cosa scontata. Per esempio, ora dico una stupidaggine, Marco Malvaldi, che è un professore, se non mi sbaglio, di chimica all'università di
di Pisa, ogni quarto d'ora fa una cosa buffa, perché così tiene l'attenzione della classe, cioè ogni quarto d'ora, per dire, salta sulla cattedra, perché deve tenere l'attenzione della classe, perché ovviamente chimica, non essendo una materia facile, comunque riempita di nozioni e cose così, riuscire a tenere l'attenzione non è una cosa scontata, quindi appunto riuscire a far ragionare la gente e lasciare molto lavoro indipendente. Allora, quello che hai detto sicuramente può essere un esempio, però io ci tengo a sottolineare che non è che deve essere per forza sempre così. Questo professore, questo insegnante ha avuto questa modalità, ma ne esistono tante altre. Qualcuno ha qualche altra proposta, qualche idea? Dico una cosa, una parentesi con questo insegnante. Io preferisco di gran lunga un insegnante che salga sulla cattedra piuttosto che un insegnante che ignori uno studente che non ascolta. Che è molto molto peggio, no? Non sarebbe l'applauso. È una banalità anche questa a dirla, nel senso che uno dei maggiori problemi della nostra istituzione è proprio questo, cioè che si tende a lasciare indietro chi è che è giudicato come uno studente che deve essere lasciato indietro, non perché razionalmente un insegnante sia il maligno e lascia indietro apposta, perché semplicemente non gli va. Non gli va di riprenderli a sé, non gli va di bilanciare gli studenti con la classe, quindi sicuramente è molto più lodevole una presa di attenzione, una presa di coscienza verso uno studente lasciato indietro, tra virgolette, piuttosto che far finta di niente, che sia anche salire sulla cattedra a questo punto. Vai Matte! Io solo una cosa, perché prego, prego. Se no dilago. Risposte telegrafiche alla tua domanda, che quella sul maestro e quella sullo studente. L'insegnante, secondo me, migliore è quello severo ma giusto, e lo studente che vorrei essere, e qui mi faccio la mia esperienza, anche chiaramente sul buon professore mi rifaccio la mia esperienza, e sullo studente, lo studente migliore secondo me è quello indisciplinato ma studioso. Bello. Non male, bilanciato. Perché una parte compensa l'altra. Sì, infatti. La professoressa migliore che ho avuto era veramente molto all'antica, di greco e di latino, ce l'ho avuta soltanto per 6 mesi, perché poi ho cambiato scuola, ma non per lei. E riusciva però a catturare l'attenzione, eccetera, perché aveva una... era abbastanza rigida, era molto severa, però non faceva preferenze, non faceva sconti, non gliene fregava niente, trattava tutti sempre allo stesso livello, e questo dava una grande forza. E la definizione dello studente indisciplinato ma studioso è come ero io alle medie, che comunque me la sono vissuta bene lì, da studente, rapporto con la classe, altri discorsi. Okay. Sentiamo, vai Alice? Sì, io? Mi indicano? È uguale, tanto farò parlare tutte. Severo ma giusto. No, allora, un professore che quando vede un ragazzo in difficoltà o comunque un ragazzo che è rimasto indietro, che si è riuscito a studiare, non faccia la minaccia di rimanere in scorcio, perché così lo deve finire. Oppure quando vede uno studente più in difficoltà non lo mette nel livello basso, perché automaticamente quello che si deve finire, secondo me, dice, sai cosa, non sono in grado nemmeno io, perde proprio la fiducia in se stesso, cosa a me è capitata in terzo medio, mi sono fatto professore. Fascio, tra l'altro, che diceva che facevo schifo e non mi impegnavo, ma non è vero, mi facevo il culo, era lui che stava sul cazzo. Appunto un professore che non demotivi il ragazzo, ma si mette accanto a lui e dice: cos'è che non hai capito? Cos'è che so che è difficile per appunto un fatto di vista dal punto di vista di morale, però è il professore che vorrei. E il collega stava anche ai BES. Qualcuno sa, non sa cosa vuol dire BES? Alzi la mano. Allora, BES sono i bisogni educativi speciali. All'interno di questa definizione esistono 3 categorie, BES A, BES B e BES C. Quelli A sono quelli che hanno una certificazione di disabilità, quindi c'è anche il certificato del medico. Quelli B sono quelli che hanno i DSA, quindi dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia e deficit dell'attenzione e iperattività. E i BES C sono quelli che vengono definiti con disagio socio-culturale economico. Io mi riferisco in particolare a quest'ultimo tipo. Io in classe mia ho una ragazza, no? che ha questo ultimo, è BES. E lei ha le interrogazioni programmate e i compiti semplificati. E io mi chiedo, e io vedo questa ragazza che a casa non fa assolutamente niente, ammazza.
cioè lei potrebbe fare e potrebbe effettivamente studiare, lei se sta in giro con i suoi amici e con questo ragazzo, vabbè, a parte le cose, ma non è che semplificando i compiti e dando le interrogazioni programmate questa ragazza ha perso l'interesse nel suo studio, perché dice tanto ce la faccio così, tanto posso anche non studiare, allora, cioè, non si fa peggio per me. Questo in realtà dipende, te lo dico perché è un aspetto su cui io ho studiato veramente veramente tanto e ancora sono completamente ignorante e impreparata, quindi ammetto la mia ignoranza, però ti dico che non è facile la cosa, perché se un ragazzo che ha un problema di dislessia, quindi vede le lettere ballare, non le vede ferme, quindi leggere ci mette molto più tempo, ma molto di più, perché intanto deve fare la fatica di fermare le lettere nella sua testa, ok, e cercare di dare una forma, un senso compiuto a quell'insieme di forme. E poi deve anche memorizzare, capire e ripetere. Questa non è una cosa scontata. E infatti per questo la legge prevede che per chi ha questa serie di problematica ci sia la possibilità di avere misure dispensative o compensative. Però queste non è che devono essere per forza utilizzate. Non è detto, ok? Sta all'insegnante capire, perché anche lì non esistono ricette perfette. Io so che ad esempio Fatima non studia perché è pigra. Allora io da lei mi aspetterò, magari vado da lei e le faccio un sacco di parti, insomma, di merda, diciamocelo, e va bene, perché so che con lei funziona, magari non lo faccio con Fabrizio, perché so che lui in realtà già ci prova, se io vado lì e mi arrabbio, lo demotivo, gli faccio perdere anche quella poca linfa vitale che lui già ha. Quindi dipende da tante cose, poi dipende anche dall'immagine che uno si crea di se stesso. Durante i primissimi anni della scuola, all'asilo, oppure in prima elementare, che ti direi, vabbè, cazzo, facile. No, perché lì uno si crea la propria, si crea l'immagine di se stesso come studente, ok? E nel fatto che nella nostra società sia valorizzata siano valorizzati solo due tipi di intelligenza, quella linguistica e quella logico-razionale, questo crea dei problemi, dei grossi problemi, perché vuol dire che tu sei una persona valida solo se sei bravo a matematica e solo se sai scrivere come Dante. Ora, voi direte, beh, quelle sono delle qualità, non si possono certo negare, è vero, però un certo Gardner, che ha studiato, che ha teorizzato la teoria delle intelligenze multiple, ti dice, guarda, la persona che non è brava in matematica, cioè che non ha quell'intelligenza lì, non è detto che non riesca a arrivare a quei contenuti di matematica profonda, può arrivare ma magari con altre strade. No, sono d'accordo, d'accordissimo. Quindi, da questo punto di vista, vuol dire, anche lì, l'esperienza educativa non c'è una ricetta, perché l'uomo non è uno solo, non esiste l'uomo, lo studente ideale, l'uomo immaginario, l'uomo è diverso in base ai contesti, alla propria predisposizione, che non deve essere un limite. Da questo punto di vista la predisposizione deve essere un'opportunità, quindi non vuol dire che se sei predisposto verso la musica, allora non capisci nulla di matematica e va bene, è un handicap praticamente essere bravi in musica. No, vuol dire che tu potrai raggiungere magari contenuti di matematica, di italiano, anche di movimento, di cinetica, con una via che è diversa da quella tradizionale. Invece la nostra scuola prevede soltanto lezioni frontali, ora non è vero, in realtà stiamo facendo dei grossi cambiamenti, però nella storia prevedeva soltanto lezioni frontali, studio mnemonico, quindi se te sei bravo a parlare, fai presto. Se tu sei bravo a leggere, se sei già predisposto all'intelligenza tipo matematica, fai veloce te a trovare un senso in mezzo a dei numeri, ok? Questa è la nuova sfida. Io avevo visto... Una cosa da aggiungere, però in realtà c'era lei con la mano alzata da prima. E poi c'è anche su Instagram due interventi. Sì, sì. Top. Non lo so, facciamo prima loro, poi magari... Dai. Facciamo Instagram. Tanto sono già abbandonato. Vabbè, però sono curiosa. Quindi, Davide Canova dice, insegnanti che sappiano davvero gestire l'umanità, che sappiano come stimolare il... Davide Canova dice, insegnanti che sappiano stimolare davvero il singolo studente a gestire l'umanità. Non credo nella mente di serie A o di serie B, ritengo che il professore debba avere questa capacità di cogliere e valutare uno studente nel complesso. E c'è soltanto l'intervento? Sì, solo. Ah, ok. Giulia? Allora, cioè, riprendendo il discorso dello studente che vorrei essere, la professione che vorrei avere, cioè io lo studente che vorrei essere, cioè, è molto difficile da definire, perché è un discorso molto fraintendibile, infatti ho paura a farlo. Dal momento in cui possiamo dire che comunque
cioè l'organizzazione scolastica è proprio, cioè la scuola in sé è tutta una montagna di merda, io sentirmi cercare di definirmi come studente che vorrei essere per me è molto difficile, almeno per me. E lo stesso discorso può valere per un professore, però secondo me un professore davvero valido è quel professore che, come ha detto Davide, cioè riesce a captare le capacità del singolo studente, che vada al di là di ciò che c'è scritto sui libri, che vada al di là delle capacità che devi apprendere perché c'è scritto sul programma. E anche un professore che un minimo riesca a parlare di attualità, perché cioè, almeno io vedo che c'è un'ignoranza in classe mia, ma non un'ignoranza, cioè proprio un'ignoranza del tipo non so cosa mi succede intorno, cioè io ho i paraocchi, nel senso guardo che cosa succede nella mia realtà, guardo che cosa succede nel mio piccolo mondo, e secondo me è molto importante ora come ora cercare di aprire la testa alle persone, cioè fare capire che c'è un mondo intorno a tutto, e credo che questo sia completamente assente. Ma anche, cioè, gli ultimi giorni di scuola abbiamo passato più o meno mezza settimana a guardare 6 ore di film a diritto, e io mi chiedo, ma invece di guardarci 6 ore di film a diritto, che bello, tanto il professore se ne sbatte il cazzo e non fa nulla, parlare un minimo di attualità, cioè parlare di ciò che ci succede intorno, ma anche leggere 2 articoli sul giornale, anche ad esempio, non lo so, per... oddio, cioè nel senso, e poi riferendomi al discorso dei DSA, io credo che le misure dispensative che vengono date ai ragazzi, che anche io sono un DSA, credo che siano delle cose che sono utili per tutti, e non capisco perché debbano essere solamente limitate a quelle persone che hanno più carenze, cioè hanno più difficoltà. E quello dipende dal muscolo, cioè se tu hai un muscolo ma lo devi solo allenare, è giusto che io ti sproni a usarlo più tanto. Se tu invece hai proprio cioè ti fa proprio male, anzi ti produce delle reazioni negative muovere quel muscolo in quel modo preciso che gli altri fanno, io non te lo faccio fare, ok? Ti faccio fare la stessa cosa, ma te la faccio fare in maniera diversa. E questo è il motivo per cui, perché se uno non ha voglia e gli do meno pagine, non lo aiuto ad avere voglia di studiare, gli devo far capire perché è importante leggere quelle pagine, ok? Mi sembra la Morgana ha alzato prima. Posso dire una cosa un attimo? Ah, okay. Prima una parentesi, se no non la dico più, scusatemi, poi faccio parlare a voi. Il punto è, il problema principale è effettivamente sempre di carattere strutturale, nel senso che purtroppo l'istituzione che ci siamo creati attorno è fatta di valori universali. Che sono questi valori universali? Sono praticamente i voti, sono le tempistiche, come dicevamo prima, quindi il portare a termine il programma entro un certo tot di tempo. Quindi cosa vuol dire? Che se un insegnante tende... Allora, il problema non è lo schematismo, non è un problema da nessuna parte, lo schema è prettamente orientativo, cioè serve per far capire come muoversi, è una condizione che abbiamo anche noi a livello cognitivo, l'essere umano agisce per schemi e va benissimo. Il problema è quando questi schemi diventano estremi, quando vengono estremizzati, gli estremi non portano a nulla. Che succede? Che quindi se io do, per esempio, l'esempio migliore è la scala di voti, se io prendo dei voti dall'1 al 10 e cerco di e accosto questo valore a quello che potrebbe essere il valore umano, chiamiamolo in questo modo, dello studente, ovviamente sbaglio di grosso, perché non funziona questo fatto. Come non funziona il fatto stesso di partire con dei voti che vado da 1 a 10 in ogni caso, perché l'1, il 2 e il 3 per esempio servono a poco a niente, però questo è un altro discorso. Il punto è che purtroppo fino a quando un insegnante considererà estremi questi valori, non potrà mai capire e comprendere fino in fondo lo studente che ha davanti, perché non considera il valore umano, lo considera come un numero. Ripeto, anche questo non lo fa razionalmente, questo lo fa perché anche gli stessi insegnanti sono vittime di un sistema che è mal organizzato. Molti insegnanti vivono questa condizione con estremo stress, perché si ritrovano a dover fronteggiare classi e classi di studenti che devono valutare e devono farlo entro determinate tempistiche, attraverso degli schemi che per l'appunto sono quasi costretti ad estremizzare, e non è neanche del tutto una cosa strana il fatto che alcuni vadano fuori di testa o perdono la voglia di insegnare. Io l'insegnante che mi ha cambiato la vita l'ho trovato in una scuola privata, non l'ho trovato in una statale.
Io fino al quinto anno non sapevo che cavolo fare della mia vita, non avevo idea, neanche lontanamente. Io ho incontrato una persona che mi ha cambiato la vita per il semplice fatto, e non la frega che abbia fatto chissà quali castelli in aria, per il semplice fatto che mi sono ritrovato a lezione con lui, e ogni giorno che facevo lezione con lui lo vedevo appassionato, lo vedevo volenteroso di trasmettermi quello che cazzo voleva dirmi, e quindi io automaticamente non solo apprendevo, ma mi veniva una voglia matta di capire quello che mi stava dicendo. E questa è una cosa che è banalissima quanto fondamentale. È banale dirlo, ma non è banale farlo, perché molti purtroppo non lo fanno. E questo è perché, appunto, come dicevo, la struttura è stata notevolmente estremizzata per tutti i suoi valori. E questo è un dato che purtroppo va a discapito sia degli insegnanti sia degli studenti, e che compromette l'intero sistema di istruzione, l'intero sistema didattico. È un bilanciamento che manca, purtroppo, e questo è quanto. Dici, Bianca? No, io sono d'accordo con quello che ho detto, ma ciò che volevo veramente dire è quello che ha detto Eugenio e quello che ha detto Giusa. Cioè, penso che siano due cose che definiscono meglio il mio insegnante ideale, cioè la passione che una persona ha nel dare degli argomenti, nell'insegnarti qualcosa che non riguarda solamente però la materia che ti viene insegnata, ma riguarda proprio tutto ciò che ti può essere utile nella vita, e il riuscire a trasmettere questa passione. Cioè, io vorrei veramente andare a scuola ed essere riuscire ad appassionarmi di ciò che studio, cioè studiare e non vederla come un peso. E soprattutto, come ha detto la Giulia, penso che sia uno spreco passare veramente tanto tempo e non fare niente. Io non solo per il mio professore di scuola, ma tutto l'anno ho la mia professoressa italiano che finisce le sue interrogazioni e passa mezz'ora a non fare niente. Quando soprattutto da un insegnante italiano che ha tante ore, sarebbe secondo me molto importante trattare anche gli altri argomenti, perché non tutti hanno la fortuna di affrontare dei corsi, comunque essere educati a certi principi. Invece sarebbe giusto comunque porre uno studente davanti a tante cose. E poi sul fatto che come la Giulia ha detto, che a volte sarebbe giusto anche dare le stesse opportunità non solo a chi ha delle difficoltà ma anche a delle altre persone, sono abbastanza d'accordo, perché io, cioè, in classe mia io non ho delle difficoltà, però comunque sono una persona molto ansiosa, e a me il fatto che quest'anno ho provato, diciamo, in alcune materie a fare delle interrogazioni programmate mi ha cambiato completamente la vita. Cioè, io adesso ho pochissima ansia rispetto a prima, quindi... E non la vedo come una cosa negativa, cioè non è che studio di meno perché so che ho le interrogazioni di mamma, anzi. Certo, certo. Ah, ben venga, buon per te, cioè. Mi sa che anche Guido, Non lei che vuole parlare da 2 milioni di anni. Vabbè, in realtà le cose che volevo dire sono state abbastanza, cioè sono state dette un po' da tutti. Io riprendo l'intervento che aveva fatto un ragazzo, Davide. Sia quello che ha detto Matteo e anche quello che ha detto la Giulia e quello che ha detto la Bianca. Ovvero che secondo me l'insegnante ideale dovrebbe essere l'insegnante che si sa imporre, che sa tenere l'attenzione, allo stesso tempo che si sa imporre grazie alla sua passione nel spiegare le cose, quindi riprendendo anche quello che ha detto Eugenio, sulla base della sua esperienza far appassionare le persone a loro volta. Infatti, tra l'altro, c'è una ragazza che ho ancora non c'è, c'era la conferenza prima, che voleva ringraziare una sua professoressa dell'anno scorso, perché nell'insegnamento della materia di scienze umane trasmettendo passione l'ha fatto appassionare. E poi secondo me una componente molto importante è l'umanità della persona, cioè quel senso di umanità, perché io quella è la base, proprio la base. Io ho una professoressa di scienze che è una bravissima insegnante, perché veramente scienze non è mai stata una materia che mi abbia presa particolarmente, però con lei è interessante perché si vede che lei è una donna di scienza, cioè è dedicata a quello che era il problema. È che, insomma, a me sono successi dei fatti particolarmente bruttini
E quando io sono tornata a scuola dopo questi fatti particolarmente bruttini, lei ha trattato la cosa con una mancanza di umanità veramente estrema. Cioè, mi ha messa in una condizione di del tipo voglio sotterrarmi, voglio uscire dalla classe, e non l'ha fatto solo con me. Cioè, la mia era una situazione magari che poteva apparire un pochino più pesante, però lo fa anche con cose più piccole. Se c'è una ragazza che piange, non si preoccupa, non dico di andare a consolarla, cioè, però la mette in imbarazzo dicendo, insomma, non è il comportamento di avere il dovere in classe, magari a quella persona è molto importante. Però, vedi, sicuramente può essere un limite umano, però io ribadisco, secondo me è anche un problema di formazione. Io dopo 5 anni di università, vi assicuro che non ho avuto neanche un corso, ma nemmeno uno, che mi abbia in qualche maniera introdotta al linguaggio non verbale. Immaginate voi quanta importanza ha il linguaggio non verbale. Lo sappiamo, vero, no? Cioè, più del 50% di quello che diciamo è influenzato non da quello che diciamo, da come lo diciamo. Esatto, dal mio gesticolare, ad esempio. E questo è significativo. Cioè, io devo lavorare con bambini che hanno solo linguaggio non verbale, perché sono infanzia primaria. Quindi loro praticamente sanno dirmi cucu gaga e io devo capire cosa mi vogliono dire, da come me lo dicono, se alzano un sopracciglio, se usano un certo tono, che posizione hanno, dove si mettono in classe, quando giocano, con chi giocano, quanto tempo fanno un gioco, quanto tempo invece non lo fanno. E tutto questo per me è assolutamente oscuro. Quindi io ribadisco, secondo me cioè bisogna andare oltre alla condanna delle nostre esperienze, ma proprio denunciare quella che è una carenza di formazione. E non penso di essere una persona non sensibile o che non abbia voglia di stare attenta a questi aspetti qui, però non mi sono stati dati strumenti. Questo non vuol dire che non li avrò, perché anche lì ci sono stati, Don Milani non ha avuto, qualcuno gli ha fatto un corso di linguaggio non verbale, di, non so, interpretazione del disegno infantile, va bene? Però dice molto su che tipo di scuola vogliamo fare. Dimmi, Guido. Allora, io volevo riportare una cosa meravigliosa che mi ha detto Matteo, e cioè che io l'altra sera con Vanni Santoni, dopo la conferenza, ho avuto un piccolo scambio e pensavo che pensasse molto male di me perché eravamo in disaccordo su una sciocchezza. E invece con Matteo è venuto fuori una cosa, Vanni gli ha detto... Ma alla fine, Guido, mi sono reso conto che non può essere più di tanto cattivo, perché si vede che i ragazzi gli vogliono bene. C'è una ragione per cui Vanni nota questo, che anch'io vi voglio bene, e lo sapete, vi ho scelti. Questo è un problema sistemico, cioè nella nostra scuola la scelta delle persone non è contemplata. Se io mi trovo davanti a un professore con il quale non riesco minimamente a ingranare, io me lo devo tenere per 5 anni. E questo crea un problema strutturale, che io ti posso formare quanto vuoi, ma se il sistema è fatto così non può funzionare. Ci deve essere inevitabilmente la possibilità di scegliersi in continuazione, cioè esattamente come fanno nei college americani, in alcuni, perché ovviamente in America ci sono molteplici stili di insegnamento perché è grande, però in molti college c'è questa cosa: tu devi fare un tot di crediti per finire l'anno. Vai con il professor Ross, non ti piace il professor Ross? Allora vai dal professor Thompson, perché Ross ti sta ampiamente sui coglioni, ok? E non ci incastrerai mai con Ross. Secondo me una cosa del genere deve diventare una priorità dello Stato italiano se vogliamo ritirare sull'educazione, altrimenti non avremo mai quello che può davvero educare le persone, e cioè il rapporto scelto. La ragione per cui io sono felicissimo di vedervi tutte le volte, e voi siete sufficientemente felici di vedermi, tanto da non scappare, perché se non sareste scappati, visto che potete farlo, banalmente. Ah, oh, potevo, cazzo! Andiamo, aspetta, allora assumiamo. Punto. Allora, questo sicuramente è un punto molto interessante, e in parte... cioè, e sicuramente in parte sono anche d'accordo, però secondo me non bisogna sottovalutare un altro problema. Che noi non possiamo uccidere o eliminare le persone che vivono sul nostro stesso suolo. Cioè, il problema della coscienza è un problema grosso, e secondo me bisogna imparare fin da piccoli. Cioè, non è che finita la scuola allora impari a convivere anche nell'ambiente di lavoro, anche per strada, mentre guidi e c'è un'altra macchina. Cioè, sì, effettivamente è un problema. Infatti a volte si può cambiare sezione, si cambia scuola,
sia alle elementari che all'asilo, che in realtà si chiama scuola dell'infanzia, però che sono cose grosse e traumatiche. Sì, però perché te la fanno vivere come tale, però è quello il discorso, cioè alla fine di struttura potrebbe anche andare, che te la fanno vivere come ti fanno vivere malissimo il fatto della bocciatura, cioè la persona che perde l'anno non è che diventa un deficiente totale, non è un asino, cioè è una questione semplicemente di capire per quale motivo è successo e aiutarlo ad andare avanti nel percorso. Non ha perso la sua vita perdendo un anno, mio Dio, cioè, no, io, no, mi... io avevo il terrore della bocciatura, cioè, certo, ma tutti quanti, sei morta? Non lo so, una cosa del genere. Ma a me dà fastidio il triplo, perché io penso ci sono dei ragazzi che hanno lasciato gli studi solamente per questo. E non è che sia grave o meno grave o più grave lasciare gli studi, perché poi in generale ognuno sceglie il suo percorso di vita. È proprio una questione, è proprio una tossina questa cosa qui. È velenoso il fatto che uno studente lasci gli studi per questo motivo, perché questa ragione è più che altro una ragione che puoi spiegare solamente con l'oppressione. Questa è oppressione, non è vivere lo studio in maniera normale. Lo studio ricopre la scuola, ricopre il 90% delle vostre giornate. Siete influenzati in continuazione, e per anni lo sarete, poi dipende chi prenderà l'università, chi prenderà, però in generale sarà sempre così. Si può vivere in questo modo per tutto questo tempo? Direi di no. Cioè, anche questo è una dinamica che, insomma, andrebbe aggiustata in qualche modo. Dimmi, Giulia. Io riprendo il discorso che ho fatto Andra. Si urla. Urli o ti alzi, perché credo che, cioè, sia importante e anche fondamentale riuscire a convivere con... Più che convivere, riuscire a comunque a captare le informazioni che il professore ti dà, al di là magari del modo in cui si pone. Cioè, come ha detto Angela, è importante imparare a sopportare magari un professore che ti sta sul cazzo per il modo in cui si pone, per il modo in cui si pone verso di te, però è importante, perché non è che puoi pensare di arrivare a atterrare in una società in cui tutte le persone intorno sono belle, pacioccose e te le coccoli. Io penso, dal suo punto di vista, poi dimmi tu se sei d'accordo oppure no, che io penso che la percentuale maggiore di responsabilità in questo caso ce l'abbia l'insegnante, perché l'insegnante, essendo la prima persona che si raffronta verso nei tuoi confronti, non può pretendere che un ragazzo di 15, 14, 16 anni vada d'amore d'accordo con lui un lampo. Anche questa è una questione di metodo, perché sempre di approccio parliamo, poi non so... Sì, sì... Diciamo che a me quello che mi spaventa è questo fenomeno che ora sta un po' andando di moda, no? Di queste scuole un po' alternative, che non c'è nulla di male, per carità. Venga, cioè le scuole private, grazie Eugenio per aver spento anche il mio microfono. Ah, è collegato a entrambi, sì, non esatto. Sapevo. Ora lo sai. Stavo dicendo, la cosa che mi spaventa è un po' questa, cioè quando io prima dicevo cosa ne pensate di queste classi dove si seleziona con chi si sta, cioè, bisogna stare un po' attenti, perché bisogna saper convivere con lo scomodo. Ed è vero che è compito dell'insegnante, per la maggior parte, la responsabilità è sua. Vi immaginate se un medico dice io lui non lo opero, a me mi sta sul cazzo, un tempo fa sono stata la sua sorella, mi ha lasciato, mi ha tradito, io non c'ho voglia di salvargli la vita. Cioè, ora parliamone, è vero, lui può anche andare da un altro medico, ma non sempre, ci sono dei limiti, ok? Sicuramente c'è questo problema, cioè secondo me non bisogna dare così tanto potere all'insegnante, ok? Tempo fa, all'ultimo incontro di tirocinio in diretto, c'era uno che era l'omo di una e fa a un certo punto, scusate, ma chi è che valuta voi insegnanti? Cioè, chi è che valuta se un insegnante ha fatto bene il suo dovere? Questo è un problema pure. Capito? Cioè, questo è il problema. Dimmi. Allora, io quest'anno ho avuto la fortuna di essere in una giunta del consiglio di istituto che si occupa della valutazione degli insegnanti. Cosa accade? Che secondo un regolamento stabilito, con determinati punti, un insegnante che si deve inserire nella scuola viene valutato per capire determinate cose. E poi, sempre sulla base di questi punti, a un insegnante viene aumentato lo stipendio. Quest'anno ho partecipato, hanno fatto un solo comitato di valutazione e io ho chiesto perché non c'era, ad esempio, tra i punti di valutazione, il rendimento
medio della classe di un insegnante. Non mi hanno saputo rispondere. Chiaramente è una cosa che si può vedere secondo determinati punti di vista, perché se la classe va male può essere o un fatto che quell'insegnante non sa che insegnare, o un fatto che tutta la classe sia fatta da, non lo so, ribelli che non vanno a scuola e che quindi chiaramente se non vai a lezione è un po' difficile imparare le cose, però loro comunque non mi hanno saputo rispondere. Quindi, ad esempio, nella scuola questa cosa che tu hai fatto presente manca. Cioè, chi valuta i professori? Sì, vengono valutati da come si usano la LIM e che diplomi hanno e che master hanno. Chi valuta i professori dovremmo essere in realtà anche noi ragazzi. Anche, sono d'accordo. E manca, perché il punto di vista dei noi ragazzi in quei vari punti non c'era. Non c'era una sorta di, non so, un colloquio da poter fare con i ragazzi che doveva fare il preside. Semplicemente accade che se un insegnante si inserisce nella scuola il primo anno, due volte all'anno passa al preside e l'insegnante cosa fa? Fa il leccaculo, perché ve lo giuro, la mia insegnante di inglese l'anno scorso, che non ci ha insegnato niente, ma proprio niente, è arrivato il preside al secondo controllino. Fino a quel momento era stata la persona più incivile del mondo, cioè del tipo che parlava in burino, burino romano, insomma, molto grezzo, si riferiva ai ragazzi cioè prendendoli in giro, ma non in maniera che può, diciamo, non costruttiva, non in maniera empatica e divertente. Quando è arrivato il preside, a parte il fatto che tremava tutta, è cambiata completamente. Cioè, quindi questa cosa non ha senso. Accade purtroppo nella scuola che chi dovrebbe in gran parte valutare gli insegnanti non gli viene data voce. Cioè, secondo me dovremmo essere noi studenti e non ci viene data voce, e lo so per l'esperienza. C'è tre manazzate. Sì, Alice, Giulia e poi Bianca. Io volevo dire che secondo me un buon insegnante, a parte appunto un insegnante che ha una professione di tutte le cose che abbiamo detto prima, sia un insegnante che, cioè, allora, faccio questo discorso perché l'altro giorno, parlando con la mia psicologa, lei è stata anche un'insegnante delle elementari, e lei mi ha detto che appunto, parlando con gli insegnanti di oggi, lei chiede, scusa, ma non vi occupate delle problematiche tra i compagni, tra la classe? No, non è proprio il compito di insegnare, di trasmettere il nostro programma, non è il nostro compito. E io mi chiedo, nel senso, ma perché alla materna, ai primi due anni, gli elementari, io faccio solamente i primi due anni, si fa il cerchio, no? Si dice le emozioni, perché non lo facciamo anche adesso? Eppure, Cristo Santo, nel senso, guardando le varietà, alla fine quella più problematica ed è risaputo, è la nostra, è quella dell'adolescenza, perché non si fa il cerchio alle superiori? Perché l'insegnante non si preoccupa dei problemi all'interno della classe, dei problemi di un singolo studente, e alla fine si preoccupa solamente del suo rendimento? Alla fine, perché? Lo studente del fatto che sia strettamente collegato, perché uno studente sta male all'interno della classe perché ha problemi con i suoi compagni o ha problemi suoi, è chiaro che influisce altamente sul rendimento, ma l'insegnante questo non se ne lava le mani, ci sono un cavolo loro. Perché siete un prodotto, dovete in qualche maniera assorbire, cioè non vi ha chiesto di essere. Cioè, questo problema della quantità, cioè, ha proprio quella visione che, non mi ricordo chi, in un romanzo racconto del Settecento inglese, diceva i bambini sono dei vasi da riempire, quindi fare il cerchio perdi tempo, non riempi la tua testa a vuoto, cosa che assolutamente non è vera, perché tu ce l'hai un'esperienza del mondo, però... Allora posso passare la domanda a Bianca? Prima è che, ascoltando quello che ha detto la sua amica, a parte sono d'accordo con quello che è successo anche a me, e poi si vede benissimo che in realtà la professoressa di inglese della sua amica sapeva che questo comportava lei prima dell'arrivo del presidente, era un comportamento sbagliato. Quindi questa è una cosa ancora più, perché se ne rendono conto ma non fanno niente. Anche davanti agli studenti. E alla fine nessuno si obbliga a fare l'insegnamento.
cioè nel senso, alla fine lo scegli te. Sì, e, sì. E poi un'altra cosa che volevo dire era che invece io, invece in classe mia, la professoressa ha provato a fare delle attività per, diciamo, coinvolgere tutti gli studenti e far unire tutta la classe, perché sembra una classe particolarmente problematica, cioè con delle divisioni nette, sì. E ci ha provato e la, cioè, i commenti dei ragazzi sono stati ma che siamo dei bambini, cioè perché sono stati abituati. E quindi è proprio successa una cosa inversa rispetto a quello che diceva la Alice. Invece tipo a me è piaciuto tantissimo la mia comunità, però loro si sono sentite delle bambine, hanno iniziato a dire no, ma va bene così, nel senso io non posso anche avere di rapporto con quelli della famiglia. È perché appunto sono state insegnate a questo, sono state abituate a questo dalla stessa scuola. Se appunto al cerchio lo facciamo solamente i primi due anni di elementari, è chiaro che quando poi lo fai le superiori ti dici mi sembra di essere un bambino, perché è la scuola che ti insegna questo, è la scuola che ti dice il cerchio lo fai elementari, il cerchio lo fai quando sei un bambino. Cioè alla fine è questo. Ma infatti la stessa condizione che state vivendo in questo momento, che siete durante, tra virgolette, il cerchio, seduti vicino, vi sembra decisamente più costruttiva e comunque, visto che c'è uno scambio di opinioni così immediato e facilitato, questo è un esempio stupido, cioè siamo in mezzo all'esempio praticamente, nel senso, prego, chi? Guido. Imperverso un po', però cerco di non farlo troppo. Sartre diceva, l'enfer c'est les autres, l'inferno sono gli altri. Secondo me questo deriva dal fatto che ce lo imponiamo, il fatto che l'inferno siano gli altri. Allora, quando io sento parlare del fatto che c'è bisogno di avere a che fare con persone che non scegliamo, beh, questo è tecnicamente inconfutabile, non si può dire il contrario, è oggettivo. Ma questo da cosa deriva? Deriva dal fatto che abbiamo una società di questo tipo, cioè che prevede che tu debba avere a che fare con persone che non per forza apprezzi. È una società molto coercitiva, non è l'unica possibile. E qui c'è una grande divisione, quella fra istruttori e formatori. L'istruttore crea uno spazio vuoto fra una distanza e insegna nozioni. Il formatore si butta e crea una formazione a tutto tondo dove può anche bruciarsi lui, d'accordo? Ovviamente tutti e due possono avere un'utilità, è una scelta radicale. Io, come sapete, mi sono schierato dal lato dei formatori. Io sono molto disposto a bruciarmi perché non credo che si possa, che dal mio punto di vista possa ottenere niente di quello che mi interessa se creo uno spazio vuoto. Io non lo voglio lo spazio vuoto. Una delle cose che dico sempre è che il rispetto dei superiori secondo me è tempo perso, perché si perde tempo inconvenevoli. Appunto, quindi volevo dire che sì, è vero, è inevitabile, questo è inevitabile però perché abbiamo fatto una scelta strutturale, non è quella che io personalmente appoggerei, non è l'unica possibile. L'enfer c'est les autres, messieurs, oui, mais le paradis aussi, en fait, les autres c'est tout ce qu'on a. L'inferno sono gli altri, signor mio, risponderei a Sartre, ma anche il paradiso, perché gli altri sono tutto quello che abbiamo. E vive la comunità. Sono posizioni. Sì, sì, io non so onestamente quanto sia auspicabile questo, però do prima la parola a Matteo. Io volevo, siccome c'è la teoria dei vasi comunicanti fra me e Guido, sarò telegrafico. E volevo rispondere a Alice quando ha detto perché non si fanno i cerchi da grandi. Allora, riprendo il mio intervento al Filosofista 2.0, per l'appunto ho parlato di cerchi, perché non vi fanno fare i cerchi? Perché vogliono lasciarvi indifesi, senza protezioni. Il cerchio è una forma di protezione, è una forma di eccellenza. Lasciarvi indifesi di fronte allo spettacolo delle merci e a quella che appunto il mio intervento ha definito la stregoneria capitalista. Che nel caso scolastico probabilmente è come strutturato il nostro parametro di ubbidienza, cioè trasmettere l'ubbidienza allo studente, lo studente che deve ubbidire a te. Quindi lo schema prevede che voi stiate sui vostri banchi, sulle vostre file e siate, come dire, faccia a faccia in questo senso, non ci debba essere un'interazione né fra di voi, ovviamente, nel senso, né specialmente paradossalmente con l'insegnante che comunque sta sempre un piano sopra di voi.
questa è un po' la struttura gerarchica con cui avete a che fare, quindi presumo che sia legato al discorso suo, penso che sia legato a un parametro di ubbidienza probabilmente. Ma secondo te l'ubbidienza è la stessa di 100 anni fa? Ora ne avevi già parlato, però... Beh, no. Perché capito, siamo una società abbastanza diversa, cioè quella è una società repressiva. Certo, assolutamente, però repressiva anche va già... consumo, quindi è un'altra sì, cosa. Sì, ma neanche tanto andando troppo indietro, anche già ai tempi del fascismo era molto molto differente, insomma. Però diciamo che più o meno a livello di concetto è rimasto più o meno... questo, forse il metodo è cambiato, che da un lato forse anche meglio visto che i metodi erano molto più invasivi una volta verso gli studenti, anche oltre i limiti dell'umana concezione, visto che si parla sempre di ragazze, ragazzine e ragazzette, per cui però più o meno siamo lì. Boh, secondo me in realtà l'ubbidienza c'è ancora e anche tanto, però è cambiato la persona a cui è rivolta, cioè da cui, insomma, la finalità, no. Infatti, però, continuiamo il tuo discorso dicendo che secondo me è vero, oggi dobbiamo essere ubbidienti, però a un altro tipo di entità, ok? Cioè, provate a uscire dagli schemi, provate a non avere WhatsApp o averlo soltanto a certe ore. Magari non c'è un insegnante fisica che vi bacchetta, però le bacchettate le prendete, perché poi dopo arrivano, cioè l'esclusione... la selezione e anche la condanna, perché io sono anche d'accordo che il giudizio sia una cosa che alla fine serve nella vita, perché ti fai un'idea, l'importante è che non sia statica. Sì, è sempre orientativo, esatto. ci sta. Però non ci sta. Vieni condannato. Nel caso sì, in quel caso lì in particolare sì, purtroppo è diventato questo genere di... cioè la gerarchia viene gestita in questo modo. Ed è lì che si perde sempre il valore umano della questione, perché ovviamente crea una distanza dove si sussiste, magari, perché comunque il livello di ubbidienza, il livello di giudizio ci deve sempre essere, comunque, perché altrimenti non avete un orientamento, e non per qualcosa, ma è così. E dall'altro lato, però, non puoi dimenticare della persona che è di fronte, con chi stai parlando, e qual è la finalità, soprattutto. Non il fatto, come diceva lei, di riempire il vaso fino a scoppiare, il fatto di, forse più che altro, riempirlo per un certo criterio, se proprio devo riprendere la stessa chiave di lettura, riempirlo per altri metodi, riempirlo in un'altra maniera, io gradualmente. Direi proprio costruirlo. Cioè non costruire ancora meglio, costruire il vaso, sì, questo è un altro discorso ancora, assolutamente sì. Andrea voleva dire qualcosa, dici Andrea. Sì, allora, io volevo aggiungere che facendo un passo indietro, non sull'obbedienza ma sul giudizio degli insegnanti, quindi siamo andati un po' avanti nel mentre. Io mi ero scordata, sono parecchio cotta stasera, ma io mi ero scordata, io per 3 mesi sono stata insegnante, quindi mi è capitato di essere dall'altra parte della cattedra. È stato un periodo abbastanza breve, è stato l'anno scorso, pochi mesi prima di finire la quinta superiore, e non insegnante come si può intendere, spesso chi può fare l'insegnante a 18 anni di solito fa l'insegnante per dire da ripetizioni private. Io lavoravo effettivamente per una scuola privata, e però insegnavo a classi di persone che non andavano in base all'età ma andavano in base al livello, quindi più o meno loro si trovavano, era una classe molto mista. Per dire, mi era capitata una ragazzina di 16 anni dell'agrario in classe con una signora di 60 anni che aveva bisogno di imparare l'inglese perché teneva un bed and breakfast, con persone che magari volevano imparare un minimo l'inglese per andarsene all'estero, così. Lì, nonostante io avessi un salario che era abbastanza ridotto, quello che succedeva è che per me la cosa essenziale era appunto il feedback degli studenti, che a me, dipendente della scuola, era una cosa che comunque mi tangeva in qualche modo. Era una cosa che adesso sto rivedendo, purtroppo ho già detto tante volte, non so se mi è capitato di dirlo ad altre conferenze, ok, quindi magari ho già un po' rotto le scatole a tutti quanti per questa cosa, però è una cosa che adesso io sto vedendo anche all'università. All'università è essenziale, almeno l'università che frequento io, a fine modulo o comunque a un mese dalla fine del modulo ci mandano un questionario che siamo tutti obbligati a compilare, dicendo: questo è il professore che mi è piaciuto perché, ma questo professore non mi è piaciuto perché. Cioè non sul professore nello specifico, ma sul modulo, su come è stato organizzato. Quindi lì diventa abbastanza necessario, essendo, trattandosi di un'università comunque pubblica, che ha
regole sempre diverse da, da quella privata, però loro tengono in conto quello che diciamo, mentre un mio amico che frequenta la Demo qua a Firenze, che è un'università privata, un giorno sono andati a lamentarsi del professore di grafica 3D, hanno detto guardate questo professore che è qui da 4 anni non ha fatto il suo lavoro, non ci ha insegnato niente, non hanno fatto discorsi, hanno detto bene, l'anno prossimo è licenziato. Perché? Perché è un'università privata, quindi lì è il giudizio che viene comunque dagli studenti, appunto ci sono degli spazi in cui appunto il giudizio degli insegnanti sta agli studenti e sono anche ascoltati, però le modalità cambiano molto in base a pubblico e privato. Questo è vero, però io ribadisco che il giudizio, cioè bisogna anche secondo me arrendersi all'idea che ci può essere il giudizio. Quando prima la Jamila ha detto anche il giudizio degli studenti, è importante che sia anche ma non solo, perché sennò diventa praticamente la mercificazione del professore che appaga i desideri, cioè una madre che dice sempre di sì e non fa del bene al bambino, cioè rischia di creare in lui la sindrome del bambino onnipotente, quindi la prima volta che nella vita dovrà sbattere contro una realtà che è al di fuori della sua volontà. E questo poi dopo va in crisi, eh? Questo poi dopo cerca nicchie, e in questo secondo me le tecnologie hanno potenziato questo pericolo, questa trappola. Cioè io cosa? Nicchie? Cioè selezionare degli ambienti che non sono per forza fisici, anche virtuali appunto come i social network, dove tu vedi persone che la vedono solo come te, capito? Quindi ti trovi d'accordo, quindi insieme dite sì perché gli altri sono cattivi, ah perché gli altri, e così aumentate, montate finché a un certo punto non c'è più comunicazione, perché per avere comunicazione bisogna condividere qualcosa, non tutto, eh? Possiamo avere, a te piace il verde, a me piace il giallo, tu mangi carne, io sono vegetariana, l'altro è vegana, l'altro è quasi tana, insomma quello che volete, però ci deve essere un terreno comune, cioè dobbiamo essere in grado di poter comunicare, e secondo me il pericolo della selezione, soprattutto in certi ambienti di un determinato tipo di società, questo crea dei problemi di comunicazione. Infatti una cosa, se domani... Aspetta che lì dietro stanno un attimo chiacchierando, vediamo, prego! Se avete qualcosa da dire, ditelo! Allora vi prego di non interrompere gli altri, grazie. Dicevo, infatti io penso che se domani è il 14 giugno 2018, mi sembra sia il 14, se noi dessimo un questionario a tutti gli studenti italiani che frequentano scuole pubbliche e dicessimo cosa ne pensi della tua professoressa X, la risposta sarebbe all'80% è una stronza. Perché? Perché tanto sarà sempre così che si vede il professore... Attento a usare il sempre il mai, eh? Attento ad usare il sempre e il mai. Va bene, diciamo che appunto io ho detto nell'80% delle volte, perché la maggior parte delle volte come si vede il professore è sì l'autorità, però finché quello che, come è successo per dire alla Jamila che ha detto ah sì la professoressa che non ci insegnava assolutamente nulla, finché il professore resta impunito e non ha interesse a cambiare in qualche modo, ci resterà sempre una stronza. Perché? Perché la professoressa che a cui appunto non cambia nulla, tanto come ci siamo sentiti dire tante volte, se a qualcuno di voi è mai capitato di saltare una gita, perché i professori dicono sì perché tanto a me mi pagano uguale, appunto rimane quello la cosa, non è interessata alla comunicazione, però non è soltanto colpa del professore in tutto ciò, non do assolutamente la colpa al professore, do la colpa, se mi è possibile, alle circostanze. Niente. Aspetta, c'era uno. Visto delle mani alzate fuori, sono le 11, sono proprio le 11. Il discorso andrebbe avanti all'infinito, molto probabilmente, perché è enorme. Peccato. Però dobbiamo interrompere perché abbiamo concluso. Allora facciamo un applauso ai nostri relatori di stasera.